Benvenuti al convegno IVAS, Innovazione Digitale, Ecosistema Assicurativo, Inclusione e Mutualità. Il programma del convegno è piuttosto denso, quindi chiederò ai relatori la cortesia di attenersi ai tempi che sono stati definiti. Passo subito la parola al professor Riccardo Cesari, consigliere dell'IVAS, che aprirà i lavori. Grazie. Grazie, buongiorno a tutti, gentili partecipanti. Sono lieto di aprire i lavori di questo seminario, ringraziando i relatori per aver accettato il nostro invito e tutti voi per essere intervenuti così numerosi, segno di vero interesse per i temi che andremo a trattare. L'innovazione digitale, InsurTech, è tra gli elementi che stanno guidando e ancora guideranno l'evoluzione del mercato assicurativo nel prossimo futuro. Ci è sembrato utile anche da parte nostra creare un'occasione di confronto sul tema, poiché è anche in queste sedi, quando vedono la partecipazione di così autorevoli esperti, che si può accrescere la comprensione dei fenomeni articolati e complessi e di moltiplicare le possibilità di ulteriore sviluppo e reciproca fertilizzazione. Nella prima parte della giornata, esponenti del mondo accademico e dell'industria finanziaria ci daranno la loro opinione sull'importanza di sviluppare un ecosistema digitale a supporto delle singole iniziative, sull'esigenza di un approccio etico e trasparente da parte dell'offerta assicurativa, sulla possibile evoluzione regolamentare sui vincoli esistenti, sulla gestione e sulla responsabilità degli algoritmi di intelligenza artificiale. La prima parte della mattinata si chiuderà con l'intervento della vice direttrice generale della Banca d'Italia, dottoressa Alessandra Perazzelli, che ci parlerà del progetto Milano Hub. Seguirà una tavola rotonda sull'impatto della digitalizzazione nella gestione dei rischi e nella distribuzione assicurativa, a cui prenderanno parte rappresentanti delle compagnie assicurative. Dopo la tavola rotonda è previsto uno spazio per gli interventi dei partecipanti e per le conclusioni del segretario generale, dottor De Polis. Sono certo che il confronto di oggi offrirà importanti spunti di riflessione sui principali assetti strategici di rischio ed etici volti ad accrescere l'innovazione nel settore assicurativo. Ci è sembrato importante coinvolgere nel seminario i responsabili della strategia del governo delle imprese assicurative e delle associazioni, poiché non basta promuovere singoli progetti per sfruttare al meglio le potenzialità del digitale, ma serve una visione strategica complessiva per adeguare il modello di business in termini di gestione dei rischi, dei prodotti e della distribuzione e per cogliere le opportunità e le sinergie offerte dall'innovazione. Il settore assicurativo fa tradizionalmente ricorso a dati e modelli di analisi. L'innovazione tecnologica rende disponibile un numero crescente di informazioni di vario genere che possono essere utilizzate con tecniche di big data analysis e strumenti di intelligenza artificiale. L'impatto è potenzialmente rilevante in tutte le componenti del processo assicurativo. Siamo consapevoli della necessità di valutare i rischi introdotti dai nuovi processi e dai nuovi prodotti. I dati sui comportamenti degli assicurati raccolti dalle black box delle auto e dai device personali o domestici connessi nella Internet of Things forniscono informazioni di dettaglio costantemente aggiornate che consentono di creare prodotti su misura più coerenti con le esigenze del cliente e con un'adeguata valutazione del rischio. La necessità di competenze e tecnologie per sfruttare queste informazioni apre il mercato a nuovi operatori, dotati di elevate capacità di innovazione e di analisi avanzata dei dati. Ne può derivare anche una modifica del perimetro di azione dell'attività di vigilanza. Tuttavia, le nuove modalità di offerta e distribuzione possono introdurre nuove forme di asimmetria informativa tra cliente, distributore e impresa. Un'eccessiva personalizzazione dell'offerta potrebbe ridurre gli ambiti di mutualità e limitare il confronto tra i prodotti. La valutazione della sostenibilità dei nuovi business model, digitali e data-driven, deve tener conto della conformità degli operatori anche alle normative sulla concorrenza e sulla privacy. Nello stesso tempo, l'innovazione digitale può aiutare le reti degli agenti veri a rafforzare la relazione di prossimità con la clientela, con benefici nella prestazione di attività di consulenza e assistenza e nella piena rispondenza dei prodotti alle esigenze di protezione. Il progressivo utilizzo di piattaforme tecnologiche richiede certezza legale e regole comuni di accesso, governo e condotta.
va ricercato un equilibrio tra la protezione dei dati, bene comune irrinunciabile, e la possibilità di usare quelli necessari allo sviluppo di nuovi prodotti e nuovi mercati. La formazione del personale delle imprese e dei fornitori tecnologici sui nuovi approcci e linguaggi, ma anche sugli aspetti regolamentari, consentirà di integrare competenze e promuovere una innovazione consapevole. L'educazione assicurativa potrà fornire alla clientela conoscenze per utilizzare al meglio i prodotti e i processi digitali, garantendo scelte consapevoli, basate sulla comprensione delle clausole contrattuali e anche, qui sta la sfida, in caso di prodotti acquistabili istantaneamente con un click. Occorre mettere in atto interventi da parte delle istituzioni e delle imprese per far crescere l'intero sistema e garantire concorrenza e cooperazione, anche mediante la definizione di standard e condizioni per la portabilità dei dati e l'interoperabilità tra operatori vecchi e nuovi. Per garantire la stabilità del sistema è necessario valutare i nuovi rischi e prevederne, nella regolamentazione, un'adeguata misurazione e tutela. Mi riferisco tra gli altri ai rischi operativi e cyber. L'integrazione dei nuovi modelli e strumenti di business con i processi e sistemi esistenti potrà contribuire a una crescita ordinata del settore in cui inclusione della clientela e mutualità restino fondamentali elementi per garantire sia il corretto funzionamento del mercato sia la piena tutela del consumatore. Come supervisori non intendiamo essere solo osservatori o peggio frenatori del cambiamento, ma anche nel rispetto dei ruoli attori dello stesso, mediante un'azione di interpretazione evolutiva e revisione regolamentare, di focalizzazione delle prassi di vigilanza e di analisi del mercato. Andrà individuato l'impatto dell'innovazione sulla normativa nazionale ed europea e sulle prassi di vigilanza, al fine di evitare arbitraggi regolamentari. Si dovranno chiarire i criteri da mantenere e consolidare le possibili semplificazioni. In questo saranno di aiuto le iniziative a favorire il dialogo con il mercato via Innovation Hub e la sperimentazione di prodotti e processi via Sandbox. Ci proponiamo un approccio di vigilanza prudenziale e di tutela del consumatore che sia pragmatico, multidisciplinare e aperto al confronto con il mercato, con gli esperti del settore e con le associazioni dei consumatori, per sviluppare competenze reciproche attraverso concrete esperienze sul campo. Una completa valutazione dei costi e benefici della regolamentazione, anche nell'ambito del coordinamento internazionale, guiderà l'attuazione dei provvedimenti necessari. Con questi propositi, che sono un impegno e una previsione, rinnovo i miei ringraziamenti e auguro a tutti una proficua giornata di lavoro. Grazie tanto. Grazie Riccardo, grazie anche per la puntualità. Passo subito la parola all'ingegner Pietro Sella, che ci parlerà del ruolo degli ecosistemi aperti per lo sviluppo dell'economia. A lei la parola. Buongiorno a tutti, mi sentite? Immagino di sì. Sì. Ringrazio Ivas di questo invito, saluto i numerosi amici dai tempi dell'ANIA che sono collegati. Devo dire che sono particolarmente onorato e spero di essere all'altezza, di avere il compito di introdurre questi lavori e di inquadrare il tema degli effetti dell'innovazione su un'industria e sul settore. Ovviamente non lo farò da basi scientifiche dei più autorevoli professori che mi seguiranno, ma quelli dell'esperienza di 22 anni in questo campo. E il tema che mi è stato chiesto di inquadrare è quello dell'innovazione e degli ecosistemi. Che cosa si intende per ecosistemi? La cosa a cui tutti pensiamo è ecosistema di innovazione, la cosa a cui tutti pensiamo è Silicon Valley. Un'altra cosa che viene in mente è l'effetto a Cambridge, Massachusetts, di Boston, delle università, dell'MIT, cosa succede da quelle parti. Ci sono tanti modelli nel mondo, non ce n'è uno solo. È sbagliato pensare a uno di riferimento. E tra l'altro non è neppure cosa nuova, i nostri distretti italiani erano e sono in parte ancora degli ecosistemi dell'innovazione, però stanno cambiando le regole del gioco ed è un po' quello che è mio compito raccontare, cercando di far capire, ecco, in questi anni di Cell Lab, di Fintech District, di promozione dell'innovazione in Italia nel settore limitrofo, che è quello del fintech. Spenderò tre minuti
Per far capire un attimino il contesto, quelle che dirò sono cose in parte note, quindi abbiate pazienza, ma cerco di dare un quadro d'insieme, un po' per introdurre i lavori, un po' per far capire le cose sotto un'ottica diversa sulle conclusioni che poi trarrò. Qui io proietterei la presentazione e ditemi se vedete in questo momento la Sì, grazie. presentazione. Grazie a lei. Bene, allora, di cosa parlo? Parlo del fatto che l'innovazione ha accelerato negli ultimi tempi. È opinione comune che questo dipenda dal digitale, dalla globalizzazione, dallo scambio di idee. Cosa succede? Che gli effetti di una singola innovazione, che ricordiamo all'inizio parte, è lenta, poi diventa esponenziale, poi satura, ce l'hanno tutti, non c'è più niente da innovare. Però quando le innovazioni, una dietro l'altra, sono una vicino all'altra, si entra nella fase esponenziale di una e si esce nella fase esponenziale dell'altra e non abbiamo finito di imparare una cosa che è entrata un'altra. Questo ha avuto ed ha delle conseguenze, che sono quelle che vediamo tutti i giorni. Il primo è proprio il fatto che siamo abituati in un mondo da lineare e dobbiamo trattare l'esponenziale. La seconda cosa è ovvia, è la riduzione dei cicli di vita di qualunque cosa. Quindi come organizzazione dobbiamo essere capaci a trasformarci con una certa frequenza. L'altra cosa è che l'effetto da legge di Moore esponenziale di riduzione dei prezzi ha eliminato le barriere all'entrata. Io ho iniziato a innovare spendendo qualche milione 20 anni fa nel mio settore, e oggi quello che io facevo 20 anni fa lo può fare un qualunque ragazzino con un'app nel cloud, con la stessa capacità di calcolo. Questa riduzione alle barriere all'entrata, in particolare con le piattaforme aperte, fa sì che due ragazzini ovunque nascano in Thailandia e in Egitto possono rivoluzionare i nostri settori, di cui la maggior parte di noi. Io lo chiamo un level playing field globale del talento, che fa del talento uno dei fattori produttivi principali. Tra l'altro, l'allocazione efficiente di questo talento in rete è molto più semplice. La sintesi è che l'informatica, le reti, l'intelligenza artificiale creano una discontinuità. Io faccio il parallelo col motore a scoppio che aiuta a automatizzare la forza delle nostre braccia, che allora era il produttivo principale. Qui la maggior parte di noi vive del proprio cervello e la somma di queste componenti automatizza è quello che il nostro cervello può fare, in particolare l'ultima ondata dell'intelligenza artificiale dei big data. Questo ha delle conseguenze come l'ebbe allora, che nascono nuovi modelli di business. Fin qui tutto normale, succedeva già prima. Ma la caratteristica di questi modelli di business sono diversi. Pensate a Google, noi tutti lavoriamo gratis per Google perché forniamo a Google delle informazioni. Quindi questo ci fa intuire che i nuovi modelli di business sono digitalizzati, ovvio, decentralizzati, distribuiti e soprattutto data-driven, che corrisponde all'energia del vecchio contesto. Questa sommaria rapidissima inquadramento ci porta però a tenere in considerazione che l'effetto sui mestieri preesistenti può essere simile a questo è il più famoso, l'effetto dell'arrivo della scienza dell'informazione sulla raccolta pubblicitaria dei giornali di carta stampata. Vedete che poi la sola Google, cioè il nuovo modello di business, prende quasi tutto quello che c'era. Il succo dell'esponenziale è che c'è una fase iniziale in cui non ci si accorge del cambiamento perché l'esponenziale è più basso del lineare, e poi c'è una fase in cui può essere troppo tardi. Allora, cosa c'entra questo con gli ecosistemi e innovazione? Perché è ovvio che bisogna chiedersi qual è il contesto per fronteggiare, per organizzarsi come imprese al governo di questo esponenziale. Allora, nel nostro settore ci sono queste conseguenze? Beh, viene da dire di sì perché l'innovazione ha un impatto soprattutto su ciò che è digitalizzabile. Peraltro avete visto con Tesla e l'automobile che è digitalizzabile anche quello che è meccanico. Io sono entrato in ingegneria meccanica nel 96 e certamente mai avrei previsto al Politecnico di Torino, quindi immaginate, mai avrei previsto quello che succede all'industria dell'automobile, che oggi è un computer che ricarichi la sera come il telefonino e si aggiorna col wifi. Quindi la natura del nostro business, quello di assicuratori, gestione della relazione, gestione del rischio, gestione delle transazioni, è altamente digitalizzabile. Quindi è probabile che subiscono gli stessi effetti. Il secondo è che cambia il mercato sottostante, lo citava prima il dottor Cesari, cioè l'Internet of Things, la sharing economy, tutta l'interconnessione, ci sono nuovi bisogni del mercato, del cliente, nuove soluzioni assicurative di cui c'è bisogno nella nuova modalità. Questo
E infine le norme. Bisogna ricordare che la GDPR, la PSD2, l'euro digitale, il regolamento MiCA per le cripto, ci stanno in realtà imponendo ed impedendo di non innovare. Non è mio compito entrare nel merito di quello che già sta accadendo, lo conoscete molto meglio di me, però lo vediamo apparire oggi nel nostro comparto, con le peer-to-peer insurance, con la domanda. Io mi immagino che l'Internet of Things darà la possibilità, insieme agli smart contract, la possibilità di assicurare in maniera completamente diversa. Comunque lo vediamo, è già qui oggi. Se vediamo gli effetti, lo vediamo dal punto di vista del mercato, noi intuiamo che c'è un probabile effetto di un'allocazione più efficiente delle risorse, di una tempi più brevi, per il mercato, per i clienti ci saranno minori costi, ci saranno servizi nuovi e migliori, ci sarà una crescita dell'inclusione finanziaria e assicurativa, ci saranno nuove modalità di copertura e di gestione dei rischi, ci sarà un fattore di innovazione e nuove soluzioni. Lo vedo anche in positivo, lo vedo in positivo per i player dell'industria, qui abbiamo un mercato decisamente più grande, avremo tutti i robot, tutte le macchine da assicurare potenziali clienti, nuovi servizi prodotti e anche se una parte dei preesistenti scende, abbiamo nuovi clienti, abbiamo organizzazioni più efficienti, possiamo gestire il rischio molto meglio usando le informazioni e abbiamo un accesso più facile alle risorse. È ovvio che ci sono anche i rischi, come ci veniva ben ricordato prima, però certamente il rischio di non innovare può essere considerato maggiore di quello di farlo. E qui ecco, e vengo al tema, le nuove regole del gioco. Qui si parla che per gestire questo ci sono gli ecosistemi di innovazione. Cosa sono gli ecosistemi di innovazione? Sono questo meccanismo che consente, in un'epoca di milioni di idee, di miliardi di persone interconnesse, di passare da 1.000 idee a un prodotto vincente. E qui è una macchina che consente di gestire al meglio, sia finanziariamente che nella gestione dell'apprendimento, 999 errori, nell'esempio ovviamente puramente ipotetico, ma applicatelo ad ogni innovazione. Guadagnare investendo negli errori, imparare errori è la chiave che ci consente di fronteggiare l'esponenziale. L'ecosistema innovazione è quel mix, quella modalità con cui gli attori, i regolatori, gli innovatori, le aziende esistenti, le università, i centri di gestione e conoscenza collaborano per far riuscire a questo. E la chiave di volta è l'open innovation. L'open innovation perché nessuno riesce a farsi carico di quell'imbuto al proprio interno. Nessuno riesce a avere la qualità delle idee necessarie, nessuno riesce a gestire l'apprendimento. Questo capita solo in contesti aperti, in ecosistemi, appunto. L'open innovation vuol dire che è più probabile che l'innovazione vincente nasca al di fuori dell'impresa rispetto a dentro e bisogna trovare una modalità di interagire. Quali sono gli elementi chiave? L'apertura, lo scambio interdisciplinare, la contaminazione, la velocità che riguardano questo, che io chiamo apertura. Determinano la necessità di fare coopetizione, controintuitivo rispetto alla competizione a cui siamo abituati. Lo sviluppo dell'imprenditorialità prevedono l'uso di piattaforme aperte, pensate a Amazon Web Services per erogare servizi, richiedono un diverso coinvolgimento delle persone che sono loro a guidare il cambiamento e non invece il capo, il capetto, l'amministratore delegato. Hanno, in genere richiedono un contributo di impatto positivo, di sostenibilità. Ovviamente richiedono l'uso del venture capital. La differenza è che la nuova innovazione ha bisogno di una foresta amazzonica, non di agricoltura intensiva. Questa è la stessa differenza tra un ecosistema aperto e il vecchio modo di innovare interno alle nostre imprese. Allora, l'introduzione al tema ci dice che nel mondo gli investimenti di questo tipo, quelli di venture capital nell'insurtech, crescono in maniera grande, ho il dato non aggiornatissimo, però siamo a 6 billion nel 2019, quando peraltro in Italia avevamo meno di 100 milioni. E peraltro, parlo anche a degli investitori, l'asset class del venture capital si rivela quella vincente. Un periodo di discontinuità come questo, tra l'altro, garantisce negli ultimi 20 anni dei rendimenti assai più ampi ed è una tipica asset class di lungo periodo. Ma quali sono le lesson learned, gli elementi che mi è stato chiesto di trasmettere per dare avvio ai lavori? È che la conseguenza è che senza gli ecosistemi non si riesce a gestire questo. Gli ecosistemi sono un fattore competitivo di un paese incredibile. C'è una competizione internazionale per creare gli ecosistemi di innovazione più favorevoli. Quindi avere le start-up, avere gli imprenditori è un fattore di crescita e non di minaccia. Se sei in un tessuto, sei presente, ci sono degli ecosistemi,
sei innovativo, capisci quello che succede, attrai talenti, puoi comprare delle soluzioni che altrimenti non potresti. Come operatore è peraltro necessario saper governare la tecnologia, perché se non governi la tecnologia in un mondo in cui probabilmente il nostro mestiere sarà fatto delle tre componenti: algoritmi di gestione del rischio, che è la base dell'assicuratore, ma poi relazione personale, e per il resto è tutto tecnologico. Se non governi la tecnologia, quando le cose evolvono esponenzialmente, rischi di perdere il controllo di cosa è il tuo business, che come tale diventa. E infine il fattore forse più importante è la capacità di attrarre i giovani, il talento e gli imprenditori, cioè di riuscire a organizzare il capitale umano in modo tale da far nascere, inglobare, reagire a questa innovazione. E le regole del gioco degli ecosistemi aperti sono proprio quelle che permettono questo, cioè nel global level playing field del talento permettono un'allocazione del contributo umano individuale in maniera diversa allo sviluppo d'impresa. Quindi questo è il messaggio del perché gli ecosistemi sono necessari. Abbiamo la digitalizzazione porta l'esponenzialità. L'esponenzialità può essere affrontata e governata con un così grande contributo del talento in ambienti aperti. La necessità per ciascuno degli operatori di capire come interagire con questi ecosistemi, di considerarli un'opportunità anziché una minaccia, governare la tecnologia e saper coinvolgere il talento. Questa è la lezione appresa guardando prevalentemente all'estero, senza avere nulla da insegnare dal lavoro fatto in questi anni nel cercare di crescere questi ecosistemi e distretti. E qui io avrei concluso il mio intervento. Grazie, grazie ingegnere, anche per la puntualità e per aver condensato in pochissimi minuti una serie infinita di concetti. Passerei subito la parola al professor Luciano Floridi, che probabilmente tutti conosciamo per la sua, diciamo, per essere professore ordinario di filosofia ed etica dell'informazione presso l'Università di Oxford, ma che sta avviando, come abbiamo visto recentemente, un'esperienza, una nuova sfida anche in Italia. A lei, professore. Grazie, buongiorno e come sempre spero che la tecnologia ci aiuti e che quindi... Scusi, vedevamo le slide e poi non le abbiamo più viste, se può ricondividere cortesemente. Non dovete vederle, le faccio vedere quando condividerò. Prego. Riprendiamo allora dicendo appunto che la tecnologia ci darà una mano se riusciamo a utilizzarla per bene, e una piccola battuta prima di iniziare. Oltre al grande ringraziamento, perché non accade spesso che in un contesto del genere si inviti un filosofo, quindi grazie anche per aver corso questo rischio, che spero sia un rischio calcolato. E, una battuta soltanto su quello che l'ingegner Sella ha detto precedentemente. Non ci siamo messi d'accordo, ma forse appunto per ragioni anche di convergenza di idee, vedrete che quello che vi presenterò tra un attimo è veramente complementare a quanto abbiamo sentito un momento fa. Forse quello che posso anticipare è un concetto strutturale. Quello che stiamo vedendo è la ricostruzione o anche il disegno nuovo di equilibri che fino a poco tempo fa erano un po' classici, diciamo così, novecenteschi, soprattutto in un settore come quello assicurativo, ma se volete in generale della finanza, del fintech, che è leggermente tendente a correre meno rischi e ad essere un po' più conservatore. Parlo da filosofo e quindi da una disciplina altrettanto lontana dalla volontà di correre rischi senza necessità. Allora, un mondo classico, diciamo così, che si sta trasformando. Ecco, su questa battuta, ora condividerò delle slides e vi farò vedere qualche piccolo schema, qualche piccola idea che ho messo, cercato di mettere in ordine per aiutare un po' la conversazione che seguirà. L'idea di fondo è quella di condividere con voi alcune idee di fondo semplici che ci permettano di inquadrare un po' l'impatto etico di queste trasformazioni. Allora, iniziamo da una piccola domanda per poi arrivare a qualcosa di più concreto. Allora, sicuramente abbiamo sentito che le tecnologie digitali stanno trasformando profondamente tutto il mondo assicurativo. Qual è l'impatto etico di tutto questo? Alcune delle cose che vi dirò sono molto note, altro spero di averle messe in ordine in maniera più interessante.
Per farlo vorrei, e questo è un po' il riassunto delle prossime slides, vorrei mettere insieme quattro elementi. Li ho chiamati con le lettere iniziali in inglese. Il fatto che venga fuori ride è del tutto accidentale, non c'è niente, devo dire, da ridere su questo. Allora, prima un modellino velocissimo di rischio, poi un piccolo modello sull'assicurazione contro il rischio, che avrà bisogno quindi del precedente modellino, a sua volta poi un modello dell'impatto del digitale sull'assicurazione contro il rischio, terzo modellino che usa i precedenti due, e quindi per arrivare al quarto, e cioè qual è il valore etico di questo impatto del digitale sull'assicurazione contro il rischio. Allora capite che c'è una R, poi c'è una I, poi c'è una D e poi c'è una E. Le prossime slides raccontano soltanto questo in maniera molto veloce perché abbiamo poco tempo. Allora iniziamo, questo lo sappiamo tutti, vado velocissimo, il rischio è la possibilità di una perdita negativa ed è la controparte di un'opportunità, quindi andava molto bene appunto con quello che già sentivamo precedentemente dall'ingegner Sella. Opportunità e rischi sono due lati della stessa medaglia, è la diversità nell'impatto e nella probabilità. Allora, se noi parliamo di probabilità e impatto dell'uno o dell'altro, ecco, questo sono io quando ero ragazzo che per divertirmi in periferia a Roma giocavamo a camminare sulle rotaie del treno per vedere chi restava più a lungo quando si cominciava a sentire il treno arrivare. Un gioco che non ritengo molto intelligente oggi, ma che allora ci divertiva tanto. L'impatto potrebbe essere molto divertente o anche molto tragico. Se noi mettiamo sull'asse delle X e delle Y probabilità e impatto, ecco, la tragedia e la vincita della lotteria hanno tutte e due il massimo impatto e la massima probabilità. La tragedia è avvenuta, la lotteria è stata vinta, probabilità 1, impatto 1. Su questo fronte dobbiamo aggiungere qualcosa in più, tra un po' vedrete che arriveremo al digitale e all'etica. C'è un terzo asse, una terza componente, che è anch'essa di incertezza. Per spiegarlo è banale, poi a questo gruppo ci mancherebbe, è soltanto perché è un po' mattina per ricordare a tutti che lo so anch'io. Ecco. L'impatto lo sappiamo, la probabilità di qualcosa che possa avvenire o meno, immaginate chiedersi se qualcuno tirerà o meno la monetina, e poi l'incertezza su dove andrà a finire quella monetina, sarà testa o croce. Allora abbiamo una duplice probabilità qui, la probabilità o l'incertezza se o meno avvenga un evento, ci sarà o non ci sarà il lancio della moneta, e poi la probabilità, l'incertezza su come andrà a finire una volta che quella prima probabilità sia stata determinata e la moneta cada di qua o di là. Ecco, questo piccolo banale modellino che noi utilizziamo tutti i giorni, mettiamo da parte. Allora, secondo piccolo modellino, che cos'è per un filosofo, se volete, il mondo dell'assicurazione in una parola sola? Una traduzione del rischio in costo. A questo punto abbiamo già il secondo modellino e possiamo cominciare a lavorarci un po' sopra. Lo abbiamo già sentito, quindi vi ricordo cose che l'ingegner Sella ha detto benissimo. Vediamo il lato del piccolo modello sul rischio. Abbiamo molte più informazioni grazie al digitale. Abbiamo molte più informazioni su dove ricorre il rischio, su che cosa accade quando il rischio è presente e sull'impatto. Vi ricordate le due probabilità, l'impatto, ma anche quali e quanti rischi possiamo correre oggi. Ci sono poi nuovi rischi, intelligenza artificiale, attacchi cyber, rischi legati ad esempio al mondo dei dati, alla loro perdita oppure alla loro corruzione. E ci sono nuove asimmetrie. Ecco, tutto questo mondo, più informazioni, nuovi rischi, nuove asimmetrie, fa parte dell'elemento a sinistra di quel piccolo modellino che vi ho presentato. Ovviamente influenza anche gli altri due, cioè che cosa avviene con la traduzione, che cosa avviene dal lato del pagamento del costo di questi rischi. Ma è soprattutto un mondo che si serve delle informazioni. Qui soltanto una piccola battuta, magari per equilibrare nuove asimmetrie. Si parla spesso di nuove asimmetrie in termini di asimmetria tra chi assicura e chi è assicurato. Ma è vero anche il contrario. Vuoi pensare soltanto a quello che sta avvenendo grazie al digitale nel settore della medicina.
Oggi il paziente, l'individuo, la persona che si vuole assicurare può conoscere molto meglio le proprie condizioni, ad esempio attraverso maggiori informazioni sul proprio DNA, di quanto l'assicurazione non possa mai venire a sapere. Ecco, quindi nuove asimmetrie che non soltanto vanno diciamo, in una direzione, ma sono a volte anche bidirezionali. Passiamo poi alla parte centrale. Beh, qui allora, che cos'è che sta cambiando grazie al digitale? Possiamo fare molto di più. Cose come simulazioni, prevenzione, foresight analysis sono fondamentali. Ci sono anche no novità enormi. Disintermediazione, l'abbiamo già sentito, smart contract, peer-to-peer insurance, e si sta un po' profilando, almeno in certi settori del mondo anglosassone, un passaggio da quella che è la finanza distribuita o decentralizzata, la DeFi, a forse quella che potrebbe essere una insurance decentralizzata. Devo dire la verità che parlando recentemente con una grande assicurazione, tutto questo sembrava assolutamente nuovo, straordinario, non sentito. Non è così, queste cose sono in giro da molto tempo. Oggi, ad esempio, la DeFi attraverso le cryptocurrencies è ordinaria, è qualcosa che fanno i miei studenti. Quindi nulla di fantascientifico, ma qualcosa rispetto al quale bisogna sicuramente prepararsi. C'è poi un elemento ulteriore, che è quello tutto a destra, se volete. Ecco, qui mi fermerei un attimo perché rispetto a quello che normalmente si osserva quando si parla del mondo assicurativo, dell'impatto del digitale sul mondo assicurativo, mi pare che forse la principale attività, interesse, quello che attrae di più l'attenzione degli operatori, degli esperti, è l'utilizzo del digitale da parte del mondo di tutto l'ecosistema assicurativo. È anche quello che, ad esempio, preoccupa quando si parla dell'utilizzo dei dati, della privacy, del valore che c'è, di nuovo, un altro equilibrio tra poter utilizzare i dati, ad esempio, nel settore non soltanto automobilistico, in Italia un po' un classico, ma ad esempio soprattutto in quello medico, molto più presente nel mondo anglosassone, e il rispetto appunto per la privacy individuale. Ci sono problemi nuovi, perché la privacy non è soltanto individuale, ma è anche quella di gruppo. Puoi pensare appunto a settori come quello dell'assicurativo nell'ambito della salute, per quelle che siano, appunto, si chiamano le malattie rare. Essendo rare, sono di gruppo, quei gruppi sono altamente identificabili. Esiste oggi già un dibattito molto acceso sulla privacy del gruppo, non soltanto dell'individuo. Se ad esempio ho molti dati, metadati, che proteggono la privacy dell'individuo, potrebbero non proteggere in realtà tutto il gruppo e quindi poi alla fine anche l'individuo che appartiene a quel gruppo. Sono questioni un po' delicate che richiedono, come dicevamo all'inizio, e come sentiamo anche dire Gnersella, il disegno di nuovi equilibri, non soltanto il recupero un po' conservatore di vecchie lezioni da applicare come se nulla fosse stato modificato, ma il recupero di quelle lezioni in versione propulsiva per fare di più, meglio. Quindi non abbandonare, chiamiamolo così, il capitolo precedente. Questo perché qui su questo diciamo, punto è dove forse dicevo, l'attenzione del settore assicurativo nel dibattito, chiamiamolo così, etico, è stato più presente, sicuramente negli ultimi anni. Parlavo un momento fa di un altro delle due gambe fondamentali su cui si regge oggi, almeno nelle parti dell'analisi che io frequento, il dibattito sul settore assicurativo, che è quello dell'utilizzo dell'intelligenza artificiale, delle grandi banche dati, a volte chiamate banalmente big data. Ecco, queste due gambe, l'utilizzo delle banche dati, l'intelligenza artificiale da parte dell'assicurativo e l'impatto che questo ha sull'individuo o su gruppi di individui, sono un po', diciamo, l'elemento classico oggi degli ultimi 2 o 3 anni nel dibattito etico in quest'area. Gentilmente, ho appena avuto modo di leggere il quaderno numero 16 che ho qua davanti, dell'IBAS, che parla esattamente di questo: la governance dell'intelligenza artificiale, principi etici, responsabilità, eccetera, su questi due principi fondamentali. Questi di nuovo sono elementi essenziali, li dobbiamo prendere in considerazione. Questo
Quindi quello che vorrei aggiungere è qualcosa di più che non va a scalzare, anzi va a rinforzare questi due elementi che ho appena sottolineato. Il primo, lo abbiamo visto un momento fa, è quello dell'estensione dell'interesse del mondo assicurativo ad altri settori. Recentemente in un lavoro che stavamo facendo soprattutto nel contesto del fintech, ma questo credo si applichi anche al settore del insurtech, bisogna fare attenzione a non confondere banalmente l'utilizzo da parte di un'assicurazione dell'intelligenza artificiale con l'intelligenza artificiale, ad esempio, come momento di interesse per l'operazione assicurativa che deve essere fatta. Ora, su questo non c'è ancora molto. Almeno nei settori da me frequentati ci sono studi e interessi di tipo teorico, ma non ancora contratti, applicazioni, interazioni concrete rispetto a un mondo assicurativo che qui utilizza molto di più, ma assicura molto di meno il digitale. Ecco, in questo divario a me sembra che ci sia un elemento fondamentale di novità. C'è poi l'altro elemento fondamentale di novità che riguarda, lo abbiamo sentito già precedentemente, nuove forme di business, nuove forme di innovazione, che è un po' quella disruption, quella uberizzazione, per usare un brutto termine, che le grandi agenzie assicurative, le grandi istituzioni temono, perché è un po' poco intuibile avere fare qualche speculazione su dove, come e da parte di chi arriverà a questa competizione è sempre molto difficile. È un po' un rischio che si sente da un punto di vista teorico, ma che non si sa bene individuare dove e come si verrà a realizzare. Allora, su questi altri due elementi, credo che sia importante soffermarsi nell'ultima parte del mio intervento che sta per terminare. E l'elemento finale, arriviamo appunto in chiusura, è come si fa ad avere un management etico dei rischi attraverso l'innovazione digitale? Ma qua ritorniamo sul piccolo modellino che vi ho fatto vedere, appunto per riassumere, ed è la penultima slide. Abbiamo il valore etico della conoscenza. Il digitale permette di acquisire molta più conoscenza su modelli, su dove sono i rischi, quali rischi, il loro impatto, le loro probabilità, la nostra clientela e così via. Questo è un valore etico, non è soltanto un valore tecnico. C'è poi il valore etico del servizio. Il mondo assicurativo è parte integrante del miglioramento, del sostegno, dello sviluppo di una società. Questo non va sottovalutato e va ricordato. È veramente una delle colonne portanti di una società che funziona, di un mondo che progredisce nel senso buono del termine, nella direzione buona. Ci sono poi finalmente i due elementi che abbiamo messo nel titolo, cioè quello della solidarietà, fare meglio, e quello della inclusività, fare di più. Se una tecnologia permette di abbassare i costi e di essere più inclusivi e di permettere servizi o diciamo, pacchetti che sono indirizzati meglio a chi ne deve usufruire, questo è un ulteriore valore di tipo etico. E allora a questo punto, per chiudere con l'ultima slide, questa è un po' un'osservazione da professore di etica che forse digitale del mondo assicurativo si potrebbe vedere come qualcosa che si muove da trasformare il risk management, che è sempre stato parte del core business, nella promozione di un good risk taking. Ed è poi quello dove, e chiudo qui, mi trovo assolutamente concorde con quello che è stato detto da Pietro Sella. In un buon mondo che funziona, un buon good risk taking è parte della missione del mondo assicurativo. E utilizzare il digitale non soltanto come strumento per realizzare questo good risk taking, ma anche come qualcosa che deve essere protetto affinché il good risk taking possa avvenire, ecco, questo mi sembra uno degli elementi fondamentali che spero vedremo nei prossimi anni. Chiudo qui e vi ringrazio per l'attenzione. Grazie professore, grazie. Posso dire subito che siamo contenti di aver corso il rischio, riferendosi alla battuta che ha fatto all'inizio, e consapevoli che lo dovremmo correre ancora più volte nelle prossime settimane, mesi e anni. Grazie ancora. Passo subito la parola. Scusate.
passo subito la parola alla professoressa Antonella Sciarrone Alibrandi, che ci parlerà invece di evoluzione regolamentare e ostacoli normativi all'innovazione, un tema trattato nell'introduzione del professor Cesari. Dunque, vi ringrazio molto anche da parte mia per l'invito a questo incontro, di cui ho apprezzato molto innanzitutto l'approccio interdisciplinare, che è una delle caratteristiche vincenti, io credo, per affrontare un tema come quello dell'innovazione e dell'innovazione che impatta sui mercati finanziari in senso lato, bancario, finanziario, assicurativo. Chi mi ha preceduto ha evocato più o meno esplicitamente il tema dell'importanza delle regole e quindi arrivo a assumermi questo compito un po' ingrato di parlare di evoluzione regolamentare e questo è il titolo che mi è stato affidato, ostacoli normativi all'innovazione. In realtà è un po' forse riduttivo pensare alla regolazione necessariamente come un ostacolo rispetto all'innovazione. È vero, sicuramente è vero, però che il rapporto fra innovazione e regolazione, tecnologia e regolamentazione è delicato e fondamentale da affrontare con il giusto approccio. Molto rapidamente di che cosa vi parlerò nel quarto d'ora di tempo che ho a disposizione, vi parlerò appunto di come impatta la tecnologia e l'innovazione sul mercato bancario, finanziario e assicurativo, fenomeno multidimensionale, quindi è vero che oggi avremo un focus su InsurTech, ma cercherò di spiegarvi come l'eccesso di focalizzazione non giova, a mio modo di vedere, a una giusta regolazione dell'innovazione. Vi vorrei dire qualcosa a proposito delle più adeguate, a mio modo di vedere, strategie regolatorie per quanto riguarda l'approccio all'innovazione e anche qualcosa su come, un aspetto che magari resta un po' più in ombra, ma invece è particolarmente importante, su come la tecnologia incide sull'attività di regolazione. Quindi non soltanto ne è l'oggetto, e non può che non esserne l'oggetto, ma la tecnologia a sua volta è uno strumento che sta venendo a modificare, a offrire delle opportunità al regolatore e anche al supervisore nella sua interlocuzione dialettica con i soggetti vigilati. E poi mi soffermerò sempre molto velocemente su alcuni snodi regolatori particolarmente rilevanti per l'ambito dell'InsurTech, non tanto quello di Big Data e Artificial Intelligence, perché ci sarà poi dopo di me un intervento specificamente dedicato all'Artificial Intelligence e se ne è già parlato anche prima, quanto Open Insurance e resilienza operativa. Molto rapidamente, dicevo, il fintech è un fenomeno che è veramente pervasivo del mercato bancario, finanziario e assicurativo. Quando parliamo di InsurTech, parliamo dell'applicazione più specificamente al comparto assicurativo delle tecnologie emergenti e di come quindi queste tecnologie impattano in termini di modelli di business, di prodotti, di nuovi servizi, di frantumazione della prestazione caratteristica e della catena del valore, di come l'innovazione vada a incidere su infrastrutture di sistema e di come, lo accennavo già prima, le tecnologie abilitanti impattino anche sia sull'attività di compliance che sull'attività di supervisione e di vigilanza. Ma l'InsurTech, e qui arriva il mio primo affondo, è realmente un segmento del fintech, vale a dire ci sono, ho cercato di porre qualche esempio specificamente riguardante il settore assicurativo per ognuno dei quattro punti delle molte dimensioni del fintech, ci sono evidentemente delle applicazioni specifiche che l'innovazione porta al settore assicurativo, in qualche caso con delle differenze significative di cui il regolatore non può non tenere conto, ma nella mia percezione, nella percezione anche appunto di molti studiosi che studiano questi temi dal punto di vista regolatorio, è veramente importante non perdere la dimensione trasversale complessiva, cioè non perpetuare e cogliere invece l'occasione dell'innovazione che impatta nel settore finanziario, non perpetuare un approccio regolatorio fatto di silos verticali e quindi di regole distinte per singoli comparti, per spostarsi invece verso un approccio regolatorio che sia realmente di carattere trasversale.
E accennavo prima al fatto che ci siano un po' nel settore assicurativo un po' tutte le dimensioni del fintech. Troviamo certamente nuovi modelli di business e di prodotti, alcuni più disruptive, altri meno. Pensiamo appunto alla consulenza virtuale, pensiamo alla personalizzazione del prodotto e del premio, e questo è un aspetto molto rilevante che ha un riflesso anche sul piano regolatorio. Pensiamo alla. E anche questo è un aspetto particolarmente interessante, collegato al tema dei dati e dell'Internet of Things, alla trasformazione che il modello di copertura assicurativa sta vivendo dall'essere semplicemente reattivo rispetto a un rischio, un sinistro una volta che si è manifestato, a intervenire anche invece in una logica proattiva. Pensiamo al peer-to-peer insurance, all'instant insurance, alle modifiche che l'innovazione sta portando con sé rapidamente nel contesto della struttura distributiva. Tutte modifiche che si realizzano anche attraverso una frantumazione della catena del valore e a logiche sempre più di integration. Mi piace molto l'immagine dell'ecosistema fra soggetti tradizionali, incumbent e newcomer, che non sono competitor, ma sono anche appunto appartenenti al medesimo ecosistema. Poi, tutto il mondo, tutto il filone delle infrastrutture di sistema, prima fra tutti la blockchain. La blockchain ha un ruolo particolarmente rilevante anche in campo assicurativo per validare scambi di informazioni digitali. A partire dalla blockchain si possono immaginare, si sono già immaginate per la verità, evoluzioni di figure contrattuali già ben note. Pensiamo alle polizze istantanee di cui già si accennava prima, pensiamo al mondo delle fideiussioni digitali, nonché a polizze parametriche in ambito agri-food. Cito questi tre esempi perché sono poi tre esempi su cui, come Università Cattolica e anche come CETIP, stiamo lavorando molto nel contesto di sandbox, cioè di strumenti che servono a creare uno spazio ideale di collaborazione e di costruzione di modelli innovativi con la partecipazione di tutti gli attori dell'ecosistema. E poi, appunto, tecnologie abilitanti applicate a attività di compliance e attività di supervisione e di vigilanza. Uno sguardo, ma non mi fermo perché il tempo corre veloce, al quadro normativo internazionale ed europeo. Ci muoviamo dentro uno scenario che parte dal Fintech Action Plan, che passa attraverso il Digital Finance Package approvato il 24 settembre del 2020. Devo dire, ma non lo dico criticamente, che in tutti questi documenti il regolatore non ha un'attenzione elevata allo specifico fenomeno dell'insurtech, ma questo si spiega proprio per quell'approccio spiccatamente cross-sectoral che l'innovazione nel settore finanziario richiede. È molto attiva EIOPA, è molto attiva EIOPA, come sono molto attive in generale le tre ESAS. Ora, le strategie regolatorie adeguate. Quando pensiamo a risposte adeguate al fenomeno fintech e insurtech, abbiamo alcuni elementi da mettere a fuoco. Il primo elemento è che una risposta regolatoria adeguata non può che avere un carattere sovranazionale, perché è un fenomeno che ha natura intrinsecamente cross-border. Così come intrinsecamente cross-sectoral, come accennavo prima. Quindi si va, per fortuna, abbastanza rapidamente nel settore digital, così come nel settore della sostenibilità, verso il superamento di una regolazione a silos verticale e anche verso, in un certo senso, un superamento di un rigido, insormontabile, differente approccio fra attività regolate e non regolate, fra soggetti regolati e soggetti non regolati, dove evidentemente pensando a soggetti non regolati penso in primo luogo a tutti i provider di servizi di tecnologia che hanno fatto un'irruzione piuttosto forte nel settore finanziario in senso lato. Da quest'angolo visuale, appunto, un ruolo rilevante l'hanno giocato le tre ESAS, il Joint Committee delle tre ESAS, ma anche la Commissione che, soprattutto sul tema dell'artificial intelligence e anche sul tema della resilienza tecnologica, su cui dirò qualcosa tra breve, si è veramente orientata, in una dimensione cross-sectoral. Terzo elemento importante dal punto di vista delle strategie regolatorie, quello che in linea perfetta appunto con chi mi ha preceduto, identifico come approccio risk-based. È essenziale, cioè, che la regolazione dell'innovazione muova dalla identificazione di nuovi rischi che l'innovazione porta con sé o di rischi già esistenti che però le soluzioni tecnologiche vanno ad accentuare.
Perché è semplicemente previa una mappatura e un'identificazione precisa di questi nuovi rischi che si potrà calibrare e adattare meglio la regolazione esistente, andando ad alleggerire determinate parti di regolazione se certi rischi vengono, per così dire, ad assottigliarsi, e invece a introdurre regole o comunque a stressare di più alcune regole già esistenti in funzione di rischi nuovi. Che sono, che ho elencato brevemente in questa slide, fondamentalmente legati ai dati, evidentemente, e agli algoritmi. È essenziale un controllo della bontà in termini di esattezza e qualità dei dati, e così anche del funzionamento dell'algoritmo in tutto il mondo dei processi decisionali automatizzati. Il rischio della mancanza di spiegabilità è un rischio importante. Altro tipo di rischio, ma non meno importante, è quello di riuscire a contemperare la maggiore inclusione finanziaria, che potenzialmente la tecnologia porta con sé, quindi un accesso a una sempre più vasta platea di destinatari, con l'opposto rischio di digital exclusion. La pandemia, da questo punto di vista, ci ha un po' aperto gli occhi su come sia importante individuare un trade-off fra questi due interessi, che sono l'interesse dell'inclusione finanziaria per un verso, l'interesse della sicurezza anche di accesso per un altro verso, ma anche il rischio della digital exclusion. Tutto il mondo del cyber risk e delle varie failure, delle nuove procedure, che peraltro aprono nuove opportunità anche in termini di sviluppo di business per le assicurazioni, perché evidentemente il comparto assicurativo si trova anche in questa situazione particolare, per cui deve gestire determinati rischi, ma contemporaneamente avendo come core business proprio la copertura dei rischi e la traslazione dei rischi, ecco che a fronte di nuovi rischi legati alla tecnologia vede spalancarsi e da utilizzare bene nuove opportunità di business. Rischio crescente di third party dependencies, evidentemente, e rischi poi legati alla regolazione. E alla una regolazione che da più parti viene chiesto, deve essere machine readable, con tutto quello che porta con sé questo tema. Il tempo va veloce, non mi posso fermare, nel dettaglio su questo aspetto, ma mi interessa porre il tema, porre la questione. Nel momento in cui io devo, rendere le regole machine readable, devo cambiare profondamente la modalità, di regolazione. Molte delle regole, si diceva anche prima, abbiamo una grande esigenza, un gran bisogno di semplificazione normativa. Siamo soffocati da un mare di regole, gli intermediari, gli operatori lo sanno benissimo. È ben difficile immaginare che le regole che ci sono adesso, così come sono costruite adesso, siano effettivamente machine readable. Bisogna fare una riflessione che per la verità a livello globale è già partita, anche se più indietro rispetto ad altre, su come l'innovazione tecnologica inciderà e cercare di farla incidere sulla regolazione del futuro, nella maniera più adeguata, anche utilizzando nuovi strumenti regolatori come la sandbox e come l'innovation hub. Vado rapida sugli snodi regolatori. Da quest'angolo visuale, a parte lo snodo regolatorio che mi sento di dire è lo snodo regolatorio per eccellenza, ovvero Big Data e Artificial Intelligence, ne voglio segnalare altri due fondamentalmente. Uno, il tema dell'open insurance. Open insurance, open banking, in questo campo dell'open insurance il mondo assicurativo è un pochino più indietro rispetto ad altri comparti di open banking, lo sa bene l'ingegner Sella, che è uno dei primi che ha cominciato a parlarne nel settore bancario, e se ne parla già da molto tempo. Soltanto il 28 gennaio scorso l'EIOPA ha lanciato una consultazione pubblica sull'open insurance, che sostanzialmente però è importante che sia stata lanciata proprio perché in questo documento l'EIOPA va a esaminare le questioni relative proprio alla condivisione, all'accesso di dati assicurativi e di dati specifici degli assicurati fra diversi componenti dell'ecosistema, fra società del settore e anche i famosi provider tecnologici. Questo è un tema estremamente rilevante, ed è un tema che è giusto che venga calato anche nel settore assicurativo, avendo presente però quella precauzione, che dicevo prima, e cioè di cercare di costruire a livello regolatorio delle soluzioni che muovano
per così dire, da un approccio veramente trasversale e condiviso, perché certe tematiche, certi profili, che si parli di open banking o di open insurance, sono sostanzialmente gli stessi, mutati e invariati, andando poi a concretizzare più in particolare, più in dettaglio, le regole specifiche che sono necessarie nell'ambito di settori più ristretti. L'altro, questa la possiamo saltare, andiamo qui. L'altro snodo regolatorio importante, che in realtà si lega per certi versi al mondo dell'outsourcing a cui mi riferivo nella slide che ho appena saltato, però va anche un passo oltre, è il mondo della cosiddetta resilienza operativa. Evidentemente uno dei rischi maggiori che la tecnologia porta con sé. E su cui giustamente il legislatore europeo ha messo l'attenzione all'interno del Digital Package di settembre 2020, è quello di tutti i rischi collegati all'utilizzo intenso di tecnologie dell'informazione e della comunicazione. C'è una crescente dipendenza del settore finanziario, anche assicurativo, dal software, dai processi digitali, e quindi c'è un'esigenza di gestire adeguatamente questi rischi. Ora, perché chiudo su questo? Perché questo è un altro esempio, a mio modo di vedere, di un positivo approccio cross-sectoral, perché nel Digital Finance Package di settembre 2020 troviamo, oltre alla molto citata, da più parti menzionata, proposta di regolamento su crypto asset MiCA, anche un'altra proposta di regolamento va sotto il nome di DORA. E questa proposta di regolamento riguarda e riguarderà anche evidentemente il comparto assicurativo, ma compie una scelta profondamente innovativa per quanto concerne il perimetro applicativo del regolamento. Perché? Perché tutto quello che attiene alla resilienza operativa e quindi alla gestione dei rischi connessi alle tecnologie dell'informazione e della comunicazione, verrà stabilito da DORA con un ambito di operatività e con un perimetro applicativo che va molto oltre quello tradizionale, nel senso che DORA si applicherà a 20 tipi di soggetti regolati nell'Unione Europea, in modo da assicurare un'applicazione omogenea e coerente per quanto riguarda queste questioni. Andando anche oltre, e qui vado a chiudere, uno di quei principi che sono sempre stati considerati caratteristici per quanto concerne l'esternalizzazione delle funzioni, ovvero il mantenimento della responsabilità dell'intermediario, nel nostro caso dell'intermediario assicurativo, per tutte le funzioni, processi o le attività esternalizzate. Molto importante questa proposta di regolamento in sé e, come dico, anche per questa prospettiva cross-sectoral, che io credo sia una delle strategie regolatorie di maggior rilievo a cui dobbiamo fare riferimento se vogliamo regolare in modo efficace l'innovazione. Grazie. Grazie professoressa, grazie per i tanti spunti che ci ha dato per portare avanti quel compito ingrato che spetterà a noi supervisori di fissare le regole in futuro. Grazie tante. Passo la parola al professor Paolo Giudici che ci parlerà invece di intelligenza artificiale, governance e impatto sul consumatore. Buongiorno a tutte, mi sentite bene? Sì, grazie. Buongiorno. Benissimo, allora vi ringrazio per l'invito, questa discussione è molto importante e i relatori che mi hanno preceduto hanno già presentato molti elementi teorici collegati al mio intervento. Io vorrei focalizzarmi su un aspetto in particolare che è legato alla mia esperienza recente sia nell'ambito dell'EIOPA che nell'ambito di varie lavori di condivisione come coordinatore di un progetto europeo dedicato alla misura dei rischi delle tecnologie finanziarie. La tesi che vi vorrei presentare in sintesi, prima di entrare nel dettaglio delle slide, è la seguente. Diciamo, da un lato ci sono delle tecnologie innovative che sono tipicamente basate su dati, siano esse blockchain, siano tecniche di Big Data Analytics, di IoT o di Artificial Intelligence. Queste le chiamerei appunto tecnologie. Dall'altro ci sono le attività bancarie e assicurative, nel nostro caso specifico, che metterei sotto il tema di, come dire, più generale di finanza o aspetti regolamentari della finanza. Questi due mondi
tipicamente hanno difficoltà a, come dire, interfacciarsi, hanno linguaggi diversi, hanno esperienze diverse, hanno approcci diversi. Qual è il collegamento tra questi due mondi? Collegamento che può favorire la crescita dell'ecosistema e anche ridurre gli impatti negativi sui consumatori. Il collegamento è la comprensione dei dati, la lettura dei dati, la traduzione dei dati in informazioni utili, sia per misurare i rischi che per valorizzare eventuali nuovi business. Questa, diciamo, capacità di lettura dei dati è collegata alle discipline di tipo statistico-matematico, che effettivamente stanno avendo un'importanza crescente anche nei corsi di laurea di economia nell'ultimo periodo. Questa è anche la mia competenza, sono uno statistico, e ho avuto appunto occasione di affrontare questi temi in vari ambiti, e sempre, come diceva anche il professor Fioridi prima, il tema importante è sempre, come dire, tradurre questi concetti in operatività. Nell'ambito dell'attività dell'EIOPA, adesso vengo un po' nello specifico, cercare di far capire meglio un po' cosa significa questa mia tesi della necessità, come dire, del traduttore statistico fra i due mondi. Nell'ambito dell'attività dell'EIOPA stiamo per completare la redazione del report su Digital Ethics in Insurance. Come gruppo di esperti, siamo una trentina di esperti provenienti da vari paesi europei, sia rappresentanti delle compagnie assicurative che accademici che stakeholder legati, diciamo, ai consumatori. L'attività principale che abbiamo prodotto è stata quella di redare principi generali che trovate nella slide, fairness, la non discriminazione, la spiegabilità, la robustezza, la correttiva, tutti questi concetti però legati chiaramente all'impostazione dell'Unione Europea, quella della necessità di sviluppare un'intelligenza artificiale trustworthy, cioè affidabile. Non qualsivoglia, ma appunto affidabile, i cui impatti vengono compresi per poter essere governati e mitigati ed eventualmente guidati. Tutti questi principi sono stati portati come use case, cioè applicazioni specifiche, in una logica di pragmatismo, come diceva il dottor Cesare. E questa è anche l'impostazione, se mi può girare la slide, per favore, dottor Franchini, grazie. È anche l'impostazione che abbiamo seguito nei lavori del progetto europeo che ci è stato appunto commissionato dalla Commissione, di cui noi siamo coordinatori, assieme ad altre 22 atenei europei, che abbiamo portato avanti in discussione con tutti i regolatori, diciamo, del mondo fintech, quindi dell'autorità bancaria dei mercati europei. Anche in quell'ambito abbiamo portato avanti lo stesso concetto, cioè un po' collegato a quello che anche diceva l'ingegner Sella, cioè l'idea di favorire lo sviluppo degli ecosistemi misurando i rischi. Sembra un ossimoro, ma così non è, perché la misura dei rischi non è che blocchi l'innovazione, anzi li favorisce, perché quando conosciamo possiamo capire quale di quelle diciamo, innovazioni di AI favorire, quali bloccare e quali per le quali suggerire dei miglioramenti. L'applicazione dell'intelligenza artificiale, quindi data-driven, basati su grandi quantità di dati, ma non solo sui dati, come detto prima, ma soprattutto sulla analisi intelligente di quei dati, nuovi rischi. La professoressa Sharrone Alibrandi prima ce ne ha esemplificati molti. Dal lato mio ne aggiungo alcuni, diciamo una tassonomia di rischi legati a degli use case appunto che abbiamo convalidato nell'ambito del progetto, e sono i rischi legati al, diciamo, rischi di legate all'applicazione dell'AI, rischi cibernetici, forse
naturalmente molto legato, come ovvio che sia, molto legate allo sviluppo della tecnologia, ma anche, diciamo, rischi di piattaforma che spesso vengono sottovalutati, cioè il fatto che gran parte di queste tecnologie vengono implementate in API, cioè in applicazioni implementate nei telefoni, negli smartphone, e quindi tutti quelli che le utilizzano appartengono allo stesso ecosistema, diventano tra loro interdipendenti. Quindi la difficoltà di uno è anche la difficoltà di tutti gli altri. È il cosiddetto rischio sistemico, diciamo, implementato all'interno del telefonino, se vogliamo. Poi ci sono anche naturalmente i rischi classici di mercato, finanziari e quant'altro che vengono amplificati. A questo punto vorrei esemplificare quello che sto dicendo con quattro use case che abbiamo affrontato. Come li abbiamo affrontati? Prima con l'attività di ricerca condivisa e discussa sempre molto animatamente tra le 24 università, più discussioni in vari convegni internazionali. Poi con i regolatori nazionali, ciascuna università nazionale l'ha discussa con il proprio, e infine a livello dei regolatori europei con cui abbiamo diciamo, condiviso l'impostazione. Questo è un primo use case, poi ecco, c'è anche un riferimento bibliografico per cui lo potete facilmente rintracciare. Questo use case è stato sviluppato con una insurtech italiana e ha a che fare col tema del rischio di modello. Cioè, in questo caso diciamo, è stato sviluppato diciamo, un approccio orientato a capire quali potenziali clienti questa assicurazione instance avrebbe potuto ottenere sulla base dei profili dei propri, diciamo, per così dire, visitatori. È sostanzialmente un'applicazione orientata a migliorare diciamo, il reach assicurativo di questa società che permette appunto di fornire assicurazioni su misura. Sulla sinistra il grafico rappresenta la capacità predittiva del modello che è stato implementato. La curva arancione mostra come utilizzando un modello di intelligenza artificiale, questo è un XGBoost, si migliora molto la capacità predittiva rispetto a un modello classico, e questo chiaramente è un fatto molto apprezzato, è il principio di accuratezza, capacità predittiva. Tuttavia, questo incremento della capacità predittiva ha un costo perché il modello di AI, tipicamente una black box, una scatola chiusa, non è comprensibile. E qui nasce il tema della cosiddetta explainable AI, molto caro diciamo, l'Unione Europea, in particolare diciamo, ai regolatori europei, cioè il tema del dover spiegare. Anche faccio un esempio medico: se ti viene detto che la probabilità che tu abbia la febbre è del 90%, il fatto di dirtelo può generare dei problemi. Sarebbe meglio anche spiegarti perché la puoi avere quella febbre. E in questo caso specifico, il perché per tutte le, diciamo, i potenziali clienti considerati, questi sono utenti di applicazioni sportive, sostanzialmente il grafico a destra mostra quali sono le variabili importanti cliente per cliente. Quindi, per esempio, la prima variabile, il numero di giorni dall'ultimo acquisto, è diversa da cliente a cliente per qualche cliente. Il fatto che sono passati molti giorni dall'ultimo acquisto è un fatto che aumenta la propensione all'acquisto, per altri invece la diminuisce, e così via. Cioè, si tratta di sviluppare la spiegabilità, significa spiegare il risultato, in questo caso la propensione all'acquisto, in modo specifico cliente per cliente, un po' come la medicina di precisione, facendo ancora l'esempio medico. Questo lavoro si può fare, come dicevo prima, con la conoscenza statistica del modello, non solo con i dati, ma anche con la conoscenza del modello di analisi dei dati. Se può girare, perfetto. Questa slide, diciamo, questo apparente gomitolo, spiega il concetto della dipendenza tra le imprese che appartengono alla stessa piattaforma. Questa è una piattaforma di pagamenti. Il fatto che un'impresa sana, cioè verde in questo caso, si avvicina a una rossa,
comporta un rischio sistemico aggiuntivo. Questo lo sappiamo bene perché quando un'impresa di un certo settore, una filiera, va in difficoltà, tutte quelle collegate lo sono. Se non catturiamo questa componente molto importante nelle applicazioni di fintech, ci perdiamo davvero la capacità predittiva. Se può girare, per favore, questo è un altro use case che riguarda la misura dei rischi cibernetici, un lavoro che abbiamo sviluppato in collaborazione con la BRI, con la Banca dei Regolamenti Internazionali, che è un lavoro che stiamo ancora portando avanti per capire quali sono i driver dei rischi cyber, cosa determina i rischi cyber. I grafici sulla sinistra dimostrano che la frequenza degli attacchi cibernetici, quindi dei loro rischi, dove per rischio intendiamo sia la probabilità che l'impatto, sia la frequenza che la severity, la frequenza è aumentata un po' per tutti i settori di attività, mentre la severity è molto legata a periodi di crisi, cioè come vediamo dal grafico che subito dopo la crisi finanziaria gli impatti sono saliti molto, l'effetto è stato un po' diluito nel tempo perché anche il reporting chiaramente degli impatti è ritardato nel tempo. Recentemente a seguito del Covid sta ritornando un considerevole impatto anche dei rischi cyber. Sulla destra, però, vedete qual è la specificità del settore finanziario di assicurativo. È uno dei settori, quello blu, che ha la maggior frequenza di attacchi, quindi il maggior rischio, la maggiore probabilità di essere colpito, ma anche il settore che ha una delle minori mediamente severity. Come mai? E chiaramente qui conta molto l'effetto della regolamentazione, il fatto che questo sia il settore finanziario assicurativo, sia uno di quelli maggiormente regolamentati, specialmente in Europa, e quindi gli impatti dei rischi cibernetici sono minori rispetto a quello di altri settori dove la maturità tecnologica e la regolamentazione è minore. Poi ci sono naturalmente altre considerazioni da fare, ma non abbiamo il tempo, in particolare sugli effetti del cloud. Questo è un ultimo esempio, che riguarda un po' il mondo della blockchain. Anche in questo caso, diciamo, abbiamo dimostrato che l'utilizzo di una stable coin, in questo caso, quindi di una, diciamo, una criptovaluta o di una central bank digital currency, basata su un basket di valute, non sulla singola valuta, riduce l'impatto sul consumatore, in questo caso sulle rimesse degli emigranti, che sono i potenziali utenti di stablecoin come quella che prima si chiamava Libra, ora Diem, di Facebook. Questo è un altro tema molto importante che evidenzia come nuovo l'utilizzo intelligente dei dati può permettere di ridurre i rischi e quindi rendere le innovazioni più accettabili e più sostenibili. Ecco, quindi credo spero di essere riuscito a spiegare il concetto, cioè che è un po' in linea anche con le presentazioni precedenti, cioè che è molto importante favorire la crescita degli ecosistemi e l'utilizzo di metodi di misurazione, appunto, scientifici basati sull'analisi statistica dei dati può aiutare molto in questo senso. È tutto quello che ho presentato è riproducibile, paper totalmente open access, anche nel codice, può essere facilmente riprodotto e confrontato nell'ambito di un sandbox o di una qualunque attività di benchmarking. Ringrazio molto e sono a disposizione. Grazie professore, grazie per gli spunti. Passo subito la parola alla dottoressa Alessandra Perrazzelli, vice direttrice della Banca d'Italia. Grazie, grazie per avermi invitato a questo seminario. Vorrei ripetere quello che ha detto la professoressa Sciarrone, dicendo appunto quanto anch'io apprezzi il fatto che questi temi vengano trattati da diversi aspetti, ponendo veramente l'accento sulla necessità
di un approccio multidisciplinare alle tematiche della finanza diffusa, della finanza che oggi sempre di più si rende disponibile, può essere usufruita attraverso il ricorso alle piattaforme tecnologiche e alla tecnologia in generale. Questo naturalmente pone per una banca centrale una serie di tematiche che non sono soltanto quelle relative alla supervisione, alla vigilanza, ma anche quelle relative alla necessità che questa finanza diffusa incontri una educazione finanziaria e digitale il più possibile veramente insegnata sia nei momenti iniziali, nello studio ai giovani, sia poi un modo di investire nelle persone attraverso una formazione continua che dia sia nell'ambito del mondo del lavoro, ma anche semplicemente nell'ambito del rapporto tra gli operatori finanziari e i clienti e i consumatori, la possibilità di fruire interamente di quelli che sono sicuramente i vantaggi che la tecnologia sta portando all'approccio alla finanza. In Banca d'Italia questo è un tema che stiamo affrontando quindi in diversi dipartimenti in maniera diversa. Uno dei temi che sicuramente è stato il principale e che ci siamo posti da subito è stato quello di come andare ad incontrare e a capire i bisogni dell'industria, i bisogni di questa industria che sta provando a rivoluzionare se stessa, nei confronti sia di quegli aspetti di nascita di nuova industria, sia quegli aspetti di preparazione alla nascita dell'industria, quindi in qualche modo come aiutare la crescita di nuove idee, il sorgere di nuove idee. Tutto questo ci ha portato nel tempo a sviluppare anche delle competenze interne e a cambiare anche il modo in cui noi oggi guardiamo al mercato attraverso gli occhiali della vigilanza. Questo è un dibattito che non è soltanto, naturalmente, come ben sapete, un dibattito nostro, nazionale, un dibattito interno, ma è un dibattito che in questo momento si pone con un'urgenza che ormai è assolutamente totale a livello anche internazionale e nell'ambito dell'eurosistema. In questi giorni, proprio in questi giorni, stiamo discutendo nei vari fora internazionali, dalla Banca Centrale Europea al Financial Stability Board, ma anche in altri ambiti, su come approcciare la supervisione dei nuovi operatori, degli operatori che si affacciano al mondo della finanza proveniendo da altri settori. Vi vorrei parlare oggi sicuramente di quello che è la manifestazione, diciamo, più anche nuova per la Banca d'Italia, che ci vede spogliarci in qualche modo del nostro ruolo amministrativo nell'incontro con l'industria, ed è il Lab di Milano che è stato lanciato a dicembre scorso e che oggi inizia a compiere i suoi primi passi. Siamo in questo momento nell'ambito della definizione proprio dei criteri che verranno applicati nell'accoglimento dei progetti che gli intermediari vorranno portare alla nostra attenzione. Il nostro sarà un luogo di incontro tra industria, tra accademia, in modo da poter aiutare sia nell'ambito fintech che nell'ambito insurtech, aiutare proprio la crescita economica del paese. L'accelerazione che noi vediamo impressa dalle nuove tecnologie sta chiaramente dando un dinamismo ancora maggiore che viene portato al mercato dalle big tech e diciamo, dalla loro capacità di penetrare il mercato facendo leva su paradigmi di piattaforma ibridi, quindi l'utilizzo di social network che gestiscono queste componenti finanziarie.
no, io vorrei da questo punto di vista dire che come banca centrale noi non vorremmo abbandonare proprio ad un approccio alla finanza che nasce sostanzialmente dall'utilizzazione dei social, perché pensiamo che questo possa aumentare i rischi per quanto riguarda i consumatori e possa creare un ulteriore divide, proprio un divide che viene stigmatizzato dal minor accesso proprio all'educazione finanziaria e digitale, che era il tema di cui vi ho detto prima. Il nostro Milano Hub naturalmente si porrà anche queste tematiche, cioè tematiche di formazione, tematiche di educazione, e per il successo della nostra iniziativa naturalmente sarà necessario una collaborazione veramente di tutti gli attori che sono presenti oggi sul mercato. È necessario cioè un'interazione molto stretta tra noi e il mercato, e questa diciamo collaborazione vede molto coinvolta l'IVASS, che è al nostro fianco proprio nel definire quella partnership nei progetti che possano essere di comune interesse tra la banca e l'IVASS, e quindi condurre anche a delle analisi integrati su quegli effetti che l'innovazione avrà in ambiti comuni. Naturalmente l'esempio più semplice è quello del bank assurance e di tutti i canali distributivi. La componente sicuramente maggiore che l'Hub di Milano così gestito potrà dare sarà soprattutto sull'ambito RegTech e l'InsurTech, e nell'ambito poi dei pagamenti. Ecco, su questo ambito noi prevediamo una grande accelerazione. È di pochi giorni fa l'annuncio dato sulla stampa di questa, che è passata un po' sottotono, ma che in realtà è molto importante, di questo primo approccio di Bancomat e di PostePay per creare una piattaforma comune che possa in qualche modo poi sviluppare sistemi di pagamenti instant, e che possa poi avere anche questo un ruolo nell'ambito di quello che è lo studio in questo momento dei pagamenti instant a livello europeo. Io credo che l'Italia abbia le competenze, abbia la possibilità per essere all'avanguardia su alcuni settori tecnologici applicati alla finanza e alle assicurazioni. Speriamo di sviluppare anche attraverso l'Hub una serie di talenti nel nostro rapporto con l'Accademia, dando proprio la possibilità anche a giovani ricercatori di entrare in contatto con l'industria e di poter svolgere un ruolo propulsivo all'interno di questa. Milano Hub avrà anche una proiezione internazionale, sarà aperto alla partecipazione di operatori e di autorità esteri. In questi giorni stiamo lavorando, e lo annunceremo nelle prossime settimane, anche ad un hackathon, un tech sprint nell'ambito della presidenza G20, che è propria dell'Italia in questo periodo, che vedrà l'Hub di Milano fortemente coinvolto. Io termino qui, vi ringrazio molto per avermi invitato oggi. Grazie. Grazie dottoressa. Volevo nuovamente ringraziare tutti i relatori per aver accettato il nostro invito e per averci fornito una serie importante di spunti su cui riflettere. Passerei ora la parola e il coordinamento a Pietro Franchini, che modererà la tavola rotonda e il successivo dibattito. Grazie ancora a tutti. Grazie, buongiorno a tutti. Siamo arrivati ora a questo momento di tavola rotonda in cui condividiamo delle esperienze delle imprese assicurative. In particolare abbiamo invitato tre colleghi, Chief Innovation Officer delle imprese assicurative, il dottor Bardelli di Generali, il dottor Cattaneo di Reale Mutua e il dottor Avesani di Unipol e Leità. Chiedo ai partecipanti alla tavola rotonda di essere così molto interattivi
interattivi e veloci in modo tale da poter avere così un dibattito interessante. Per iniziare gli interventi chiederei a tutti di fare un piccolo giro per condividere qualche aspetto che riteniamo importante delle presentazioni precedenti. Io ne cito velocemente alcuni e poi lascio la parola ai colleghi. Il primo è la menzione del valore etico del servizio, questo è qualcosa su cui dobbiamo sicuramente riflettere e riprendere. La menzione del perimetro di applicazione della regolamentazione, che è anche un tema molto importante su cui le autorità anche a livello europeo si stanno interessando, dell'interdipendenza fra gli operatori e infine dell'impatto dei social sulla finanza distribuita, che è un po' quello che ricordava la dottoressa Perazzelli. Mi sembrano temi interessanti che potranno essere oggetto di approfondimento in futuro. Lascerei la parola al dottor Bardelli per un primo intervento. Grazie. Grazie a lei, dottor Franchini. Buongiorno a tutti, grazie per l'invito. Devo dire che è piacevole ed è importante sentire queste discussioni su questi temi che oramai per noi stanno diventando quotidiani, sono davvero attuali, e questa discussione sicuramente porta un arricchimento al nostro lavoro, immagino a quello del settore. Allora, qualche prima reazione a quanto alle relazioni a cui ho avuto il piacere di partecipare. Allora, il tema del valore etico del dato e del servizio credo che sia davvero un punto molto importante su cui concentrare una prima reazione. L'innovazione, e qui quando parliamo di innovazione parliamo, come è già stato citato più volte, sia l'utilizzo di piattaforme digitali, sia l'introduzione di nuovi servizi e nuovi sistemi IoT, sia evidentemente tutto ciò che è l'elaborazione del dato o la data driven company, come è stata citata. Ecco, è fondamentale per noi, tra l'altro noi come strategia abbiamo proprio quella di essere sempre più partner di vita dei nostri clienti, è fondamentale che l'utilizzo, quindi la finalità di questi dati sia sempre di più in ottica etica. E per me questo passa dalla chiarezza con cui e dalla trasparenza con cui si esplicita il come e il perché utilizziamo questi dati e questi servizi. E qui cito un po', giusto per dare anche per qualificare a cosa mi riferisco, cioè sicuramente tutta l'attenzione al miglioramento della conoscenza del cliente che permette migliori servizi, migliori prodotti. C'è tutta l'attenzione alla prevenzione, quindi l'altra finalità del dato che noi chiaramente dichiariamo e su cui stiamo impegnando i nostri investimenti è la prevenzione dell'accadimento del danno, quindi la riduzione del rischio. Questo porta appunto a prodotti e servizi behavioral che si basano sul comportamento e permettono di ridurre il prezzo, migliorare il servizio e prevenire il danno. E poi non c'è, secondo me, da nascondere, e anzi credo che sia importante anche in ottica di sostenibilità, il fatto che tutte queste informazioni, tutta questa tecnologia può portare e porta a una migliore efficienza attraverso anche l'automazione sia dei modelli distributivi e quindi la sostenibilità dell'azione dei nostri intermediari, sia ovviamente anche delle operation e dei modelli operativi interni. Un altro tema, e chiudo, importante, è il tema sempre legato all'etica nella gestione dei dati, del controllo e dell'attenzione sul bias che gli algoritmi possono introdurre. Allora, noi qui abbiamo investito parecchio, abbiamo team di data scientist, poi magari su questo ci torno, su come ci stiamo organizzando, ma la selezione attenta delle classi di dati su cui fare il training dei modelli, per fare un esempio, è fondamentale per controllare ed evitare che questi algoritmi introducano dei bias. L'altro tema che stiamo sicuramente guardando e a cui prestiamo molta attenzione, che è stata citata da più interlocutori, sono i layer esplicativi che introduciamo in tutti i modelli che facciamo, in modo che, ne abbiamo visto un esempio l'ultimo presentato dal professor Giudici, ma che possa spiegare poi all'utilizzatore, che sia un operatore del call center o che sia un liquidatore sinistri su un caso di antifrode, possa avere come output dal modello una serie di spiegazioni
di quali sono le variabili, le cause che hanno portato a quell'output del modello. Questo per me è fondamentale per evitare di avere sistemi black box che possono andare un po' fuori controllo e introdurre problemi sia etici ma anche di inclusione all'interno dei servizi che offriamo ai nostri clienti. Mi fermerei qua come prima questione. Sì, grazie mille. Dottor Cattaneo. Buongiorno, buongiorno a tutti anche da parte mia, grazie mille per l'invito. Magari provo a mettere sul tavolo due spunti anche da parte mia rispetto agli interventi che sono passati prima. Allora, magari integrando anche quello che il collega ha già toccato, un primo stimolo riguarda il fatto espresso dalla professoressa Sharona Librandi di la cautela nel verticalizzare l'attenzione in segmenti, insurtech, fintech, regtech, ma anche per country, quindi per paese. Vi confermiamo che anche nella prospettiva di un'impresa le tematiche sono ormai indirizzate in maniera molto orizzontale, senza preconcetti o predefinizioni, diciamo, di confini nazionali o anche settoriali. Lo stesso mondo insurtech è uno dei contributori, ma non è l'unico che può aiutare un gruppo assicurativo, per esempio, a evolvere e procedere nella trasformazione digitale. Quindi in questo mi sento di sottoscrivere lo stimolo che la professoressa metteva sul tavolo di avere una prospettiva appunto un po' più orizzontale e non solo verticale. L'altro tema, richiamerei anch'io molto importante, il tema dell'explainability. Torneremo dopo, penso, sul tema artificial intelligence, strumento sicuramente molto potente, molto anche accattivante, ma il tema dell'explainability, soprattutto nel settore assicurativo, per noi è fondamentale. E quindi introdurre regole, criteri, cancelletti anche di controllo che sono bloccanti, se serve, è fondamentale per assicurare una qualità dell'output che sia coerente con quello che è il nostro ruolo. Direi che passerei questi due stimoli come prime reazioni agli interventi di prima. Ottimo, grazie mille. Dottor Avessani. Buongiorno e grazie per avermi invitato a questo convegno. Io vorrei mettere sul tavolo due ragionamenti, due pensieri che mi sono venuti mentre ascoltavo gli interventi dell'ingegner Sella e del professor Floridi. Allora, per quanto riguarda l'ingegner Sella, c'è una questione che è una questione secondo me fondamentale ed è una questione di sistema paese che va affrontato e che va considerato. Ci ha fatto vedere questa, diciamo, crescita esponenziale che si ha quando si scatena un processo innovativo ed è la crescita esponenziale alla quale assistiamo anche quando vediamo la crescita di una qualche startup che ha effettivamente successo. E la domanda che mi viene è perché in Italia, ma anche in Europa, di startup che siano veramente esplosive in quel senso lì non ce ne siano, o ce ne siano infinitamente meno di quelle che ci sono da altre parti nel mondo. E io qualche riflessione su questo l'ho fatto e credo che abbia a che fare con il concetto che lui ha esposto in precedenza e il posizionamento del concetto che ha esposto, ovvero sia il concetto di ecosistema. Quello che succede da noi purtroppo è che tutto il sistema dell'innovazione non è situato in un posto che sia a immediato ridosso di una qualche catena di ricerca fondamentale. Quello che succede a Silicon Valley, quello che succede a Boston, è che lì ci sono dei centri di ricerca fondamentale e ci sono delle piattaforme di condivisione di questa ricerca fondamentale che da noi non esistono. E quindi da noi siamo costretti a osservare un sistema che continua a essere quello classico nostro italiano dell'artigianato che non diventa industria. Siamo continuamente a ridosso non di scienziati ma di bricolaire e quindi continueremo a sviluppare cose che sono un po' dietro la curva e che hanno scarsa potenzialità di sviluppo.
Quindi questo io credo che sia, diciamo, il fatto di riposizionare o posizionare degli ecosistemi di questo genere a immediato ridosso di dove sta, come si dice un po' in gergo, il ferro, è una cosa assolutamente centrale. La seconda cosa è una riflessione che mi è capitata stamattina. Noi parliamo molto di responsabilità degli algoritmi, noi parliamo molto di controllo degli algoritmi, noi parliamo molto di proprietà dei dati. Io su queste cose stamattina proprio ho inciampato in una frase di Poincaré, che se mi permettete ve la rileggo. La scienza è fatta di dati come una casa è fatta di pietre, ma un ammasso di dati non è scienza più di quanto un mucchio di pietre sia una vera casa. Questo, diciamo, a me solleva questo ragionamento. I dati, quando li prendiamo e quando li mettiamo in macchina, non sono più i dati che sono là fuori, che fluttuano da qualche parte. Sono dati che cominciano a incorporare la tecnologia e la teoria che io ci metto dentro nel prenderli, nel guardarli, nel metterli nelle mie macchine. Quindi una questione che secondo me andrebbe affrontata e capita in relazione alla usabilità e alla proprietà dei dati è nel momento in cui questi dati acquistano la teoria che io ci metto dentro nel momento in cui me li metto da qualche parte, sono completamente ancora di chi li ha prodotti da qualche parte o sono anche miei? Perché, diciamo, questo apre tutta una serie di ragionamenti relativi anche alla privacy che non sono, a mio avviso, banali. Bene, grazie mille. Riprendiamo il discorso sui dati e sull'utilizzo dei dati nella gestione dei rischi, nella compliance, nella gestione del cyber risk, per un intervento, anche questo rapido e sostanzioso, del dottor Cattaneo. Grazie. Scusi, lo può ripetere perché l'ho perso un secondo. Sì, le chiedevo appunto un intervento sull'utilizzo dei dati nella gestione dei rischi, Perfetto. compliance e questi aspetti. Perfetto, perfetto, grazie. Allora, io partirei da una premessa di lettura di quello che è appunto questo contesto di big data o ancora meglio di intelligenza artificiale, perché questo è un fenomeno che, come stiamo vedendo, sta attirando, ha attirato ormai una quantità di risorse e di attenzioni globali che è a dir poco incredibile, ma anche una tecnologia che sta ormai dimostrando di riuscire a rispondere con risposte importanti a tutta una serie di situazioni. Quello che però è un po' la mia premessa è che ritengo che le aspettative, sia in termini di governo che in generale di management di queste tecnologie, debbano seguire e rispecchiare un po' la realtà. Mi spiego meglio. Sia a livello di tecnologia, sia a livello di skill disponibili, pensiamo a questi mitici data scientist che sono una delle sfide ovviamente che stiamo affrontando, sia anche a livello di framework gestionali di business, ma anche regolamentare, il contesto è assolutamente agli albori, sta iniziando a muovere i primi passi. Provo magari a fare due o tre verticalizzazioni sulle tematiche rischio, sulla parte compliance, anche sulla parte cyber che citava. Allora, per quanto riguarda la componente rischio, probabilmente questo è l'ambito dove mi sembra che le compagnie abbiano focalizzato la maggiore attenzione nell'ultimo periodo. Sono sicuramente ambiti abbastanza prossimi alle tematiche dei clienti, alle tematiche di business. Quindi abbiamo ormai preso cognizione diretta di possibilità di personalizzare meglio l'offerta, rendendola più mirata per quelli che sono i bisogni dei nostri clienti. Abbiamo introdotto via via soluzioni anche che hanno portato a miglioramenti nell'efficacia dell'attività, per esempio, di antifrode nella parte sinistri. Abbiamo introdotto soluzioni che hanno permesso di ridurre i costi, ma soprattutto i tempi dei processi, quindi impattando direttamente su quello che è la qualità poi che riusciamo a scaricare verso i nostri clienti. Ecco, su questa magari dimensione dei rischi, come dire, uno spunto, una mezza provocazione che metto sul tavolo è che l'intelligenza artificiale, oltre a consentire di intervenire sulla scia di cosa ho appena citato, potrebbe essere uno stimolo per introdurre una cosa non facile da integrare nei nostri modelli di business,
ma che sta diventando sempre più raggiungibile, che è il tema della prevenzione. Abbiamo tutti sentito parlare di predictive analytics e stiamo scoprendo che, al netto di tematiche di explainability che citavamo prima, queste tecnologie ci stanno consentendo, vieppiù se collegate e coniugate con strumenti di IoT, di Internet of Things, di poter intervenire in modo molto rapido e molto puntuale in contesti molto specifici. Ecco, il ruolo che si possa acquisire anche come gruppi assicurativi sul tema prevenzione lo reputiamo un elemento importante che verrà abilitato, in parte lo è già stato, da tutte queste tecnologie. Sul tema compliance, penso che il mondo dell'intelligenza artificiale porterà un aumento delle possibilità di incorrere in ambiti di attenzione. Abbiamo appena citato tematiche di quantità e qualità dei dati, tematiche di privacy, data e data protection, tematiche di etica, explainability che abbiamo citato prima. Recentemente ho cominciato a guardare tematiche legate al cosiddetto colonialismo degli algoritmi. È proprio un mondo che sta partendo, è già partito in maniera molto pesante, su cui dobbiamo porre determinate attenzioni. Ecco, tra tutti questi temi, sicuramente per noi è molto caro il tema dell'etica che abbiamo citato. Partecipiamo direttamente al gruppo di lavoro IOPA appunto sull'etica digitale. Abbiamo già citato anche il quaderno di IVAS recentemente uscito. Sono temi importantissimi, sono temi importanti perché l'intelligenza artificiale utilizzata da chiunque sta avendo impatti sempre maggiori, potenzialmente negativi ovviamente, ma sempre maggiori. Quindi riuscire a darsi delle regole, dei principi di governo in questo senso per noi è importante. Allora, io reputo che nel mentre si svilupperanno i vari framework tecnici da un lato, ma anche regolamentari, spero e penso che una possibile via da seguire sia quella anche dell'autoregolamentazione da parte degli operatori. Per darvi un esempio, noi stiamo proprio in queste settimane rilasciando una versione aggiornata e integrata del nostro codice etico che cerca appunto di ricomprendere tutte queste tematiche per cercare di accompagnare ancora in maniera più rotonda l'evoluzione del nostro gruppo e di tutti i nostri colleghi che ovviamente poi vengono formati su queste novità del codice etico. In generale, probabilmente vivremo per un po' di anni un divario fra l'affermarsi di framework tecnici e regolamentari e l'implementazione che gli operatori economici come noi cercheranno di scaricare a terra a livello di intelligenza artificiale. Quindi l'utilizzare comunque prudenza in questi anni, muoversi passo passo, cercando di studiare nuovi framework, ma scoprendo anche i possibili punti di attenzione, penso sia fondamentale. In questo, citati abbastanza già nella mattinata, ma per me importanti anche per esperienze dirette che abbiamo portato avanti come gruppo, metterei sul tavolo due possibili se volete, tool o soluzioni che possono aiutare in questo percorso. Il primo è quello delle sandbox. Penso sia molto importante sfruttare questo strumento per imparare a maneggiare questa intelligenza artificiale sul campo. Ecco, la cosa importante, forse lo stimolo che metto sul campo, è che se si riuscisse a proseguire nell'utilizzare le sandbox con diciamo, l'applicazione di ambiti sempre più concreti e scalabili, cioè non solo più su situazioni molto limitati o use case teorici, penso che questo possa essere di beneficio per tutti gli attori, compagnie e ovviamente regolatori. Il secondo tema è anche qui il tema che abbiamo citato dell'open insurance, tema già noto a livello finanziario, molto nuovo e quindi con anche ancora punti di attenzione, di riflessioni che stiamo vedendo, si stanno portando avanti proprio in queste settimane, ma noi lo consideriamo un elemento importante per fornire ulteriori stimoli nel cercare di porre veramente al centro anche delle nostre attenzioni i consumatori in termini di servizi e soluzioni da portare in modalità digitale. Chiudo magari con la parte cyber, che leggo nell'ambito della tematica che stiamo trattando, se volete, da due prospettive. Uno è il rischio cyber, diciamo, subito dalla compagnia in quanto società e ovviamente l'affermarsi, la progressiva affermazione, anzi, diciamo, dell'intelligenza artificiale a parità di altre condizioni porta con sé un incremento del rischio cyber. Ci sono maggiori rischi derivanti da effetti di data corruption oppure da furti di modelli e algoritmi o i cosiddetti avversari all'attacco che sono un po' la frontiera nell'ambito cyber in questo senso. E ad oggi, come sappiamo, non ci sono ovviamente risposte valide e condivise per affrontare o prevenire questi tipi di attacchi.
Ecco, diciamo che in questo senso la prudenza che citavo prima è importantissima perché stiamo entrando in terreni che hanno una gran quota di cose non conosciute ancora e quindi dobbiamo essere prudenti. Ma, e se ci spostiamo sulla parte dei nostri assicurati, il rischio cyber ha anche un'altra prospettiva, perché le implicazioni dei cyber attack con e su modelli di intelligenza artificiale possono andare ovviamente ben oltre quelli che sono i classici rischi e danni derivanti da cyber, quali la perdita di dati e informazioni o l'accesso a modelli di business o tecnologici. Sappiamo che l'intelligenza artificiale può causare danni da lesioni, in alcuni casi anche danni mortali. Ricordiamoci cosa era capitato un po' di mesi fa con un'autoguida autonoma di Uber, ma è solo un esempio. O danni alla proprietà, cosa potrebbe causare in termini di danno elettrico, incendio, un robot che pulisce in casa, per fare un esempio. Ecco, tutti questi sono solo stimoli ai quali non, dire, i gruppi assicurativi penso si stiano mano a mano affacciando, perché comunque oggi è difficile stimare frequenza e impatto di questi, frequenza e magnitudo di queste tipologie di rischi in assenza di dati e modelli che sono ancora consolidati. Io diciamo che sulla parte artificial intelligence chiuderei solo con un'osservazione che è anche un po' un auspicio. La potenza che può fornire l'intelligenza artificiale è molto accattivante. Spero che il futuro sia dato però da un connubio uomo-macchina con regole e framework di accompagnamento all'utilizzo dell'intelligenza artificiale per evitare le derivate negative. Grazie mille, direi che abbiamo individuato il contenuto di 10 seminari successivi da trattare in futuro, quindi sicuramente c'è tanto lavoro da fare. Ora passerei dagli aspetti più interni alle imprese di gestione dei rischi e assicurazioni all'aspetto di distribuzione e contatto con la clientela, individuando quali possono essere i nuovi approcci delle imprese e quali possono essere i vantaggi e anche i rischi per i consumatori in termini di tutela e trasparenza. Chiederei al dottor Avesani di introdurre il tema e poi al dottor Bardelli di fornirci altri spunti di riflessione. Grazie, è un tema molto, molto complesso, e credo che la strada sulla quale ci stiamo avviando sia una strada diciamo completamente nuova per molti versi. In particolare vorrei dire che a questo punto gli strumenti che ci sono a disposizione fanno un po' fare cortocircuito tra la parte di distribuzione e la parte di produzione. Noi sappiamo che abbiamo avuto una fortissima accelerazione nella remotizzazione dei processi durante la pandemia, anche a livello di rete distributiva, e quello che sta diventando sempre più chiaro è che da un lato abbiamo bisogno di capire come andare incontro ai nostri clienti proponendo loro dei customer journey che siano ben disegnati e che siano ben e che piacciano a chi li deve usare. Quindi spingere i nostri clienti verso delle esperienze digital che siano soddisfacenti come sono soddisfacenti quelle che trovano quando vanno a comprare qualunque altro tipo di prodotto. Ma dall'altra parte, per poter fare questo e per poterlo fare in maniera efficiente, occorre che il processo produttivo del prodotto polizza, per esempio, che vendiamo, sia estremamente integrato in maniera tale da poter essere immediatamente disponibile al cliente che ce lo chiede nella modalità in cui ce lo chiede. Quindi, come dicevo, quello che io noto è il fatto appunto di questo collassamento di due processi che fino a qualche tempo fa erano distinti e che in questo momento stanno diventando sempre più di necessità integrati. E questo apre una serie di problemi che sono molto grossi anche dal punto di vista del rapporto che si potrà avere con tutta la parte della regolamentazione. Tutta la parte che avrà riferimento alla regolamentazione,
Mi sto in particolare riferendo a tipo di acquisti, come aveva stato citato anche nell'introduzione, di tipo instant o one click. Cioè, dietro un acquisto instant o one click, tu devi avere, diciamo, da un lato tutta l'esperienza cliente come accattivante piacevole per il cliente, dall'altra parte devi avere un motore di pricing che riesca a fare pricing in tempo reale sostanzialmente e capisca chi sta cliccando per fornirgli la risposta in termini di rischio più adeguata sia per lui sia per l'azienda che lo sta proponendo. Questo naturalmente ha delle grandissime implicazioni su tutto quanto a quella che sarà l'evoluzione della rete distributiva che in Italia è ancora di tipo agenziale, perché è evidente che bisognerà trovare dei modi per rendere anche le nostre agenzie in grado di fornire sempre più consulenza, sempre più servizi, perché appunto la diciamo, fornitura del prodotto dovrà seguire processi produttivi di distribuzione diversi, tenendo conto di tutte quante quelle che sono le problematiche che sono state anche citate nell'intervento precedente di cyber risk. È evidente che però dall'altra parte i consumatori, oltre ad avere un accesso immediato al bene nel modo in cui lo desiderano, avranno anche dei vantaggi sull'altro lato importante, che è quello della liquidazione. Per esempio in Unipol è stato fatto un investimento molto importante per, grazie all'utilizzo di scatole nere, per garantire la liquidazione dei sinistri auto praticamente in real time. E questo di nuovo è un beneficio che i clienti hanno a fronte del fatto che questi clienti danno accesso all'assicurazione tutta una serie di informazioni che sono informazioni sensibili e rilevanti. Teniamo presente che non è che facciamo queste cose qua perché ci piacciono o perché ci divertono. Facciamo queste cose qua perché, come tutti quanti sappiamo, nel 2021 diventerà operativa in Italia Lemonade, che assicura la liquidazione dei danni property in 3 minuti. Quindi noi, come al solito, stiamo cercando di rincorrere e di seguire cose che i nostri competitor probabilmente stanno già offrendo da altre parti del mondo e cominceranno ad offrire anche nel nostro sistema. Infine tocco un ultimo aspetto. Io sono molto, sono in grossa difficoltà per quanto concerne tutto quanto quello che è il mondo dei consensi privacy, perché io credo che sia stata messa in piedi una macchina che apparentemente dà all'utente l'idea che i suoi dati saranno trattati a fini assicurativi in un certo modo, e questo è, diciamo, sicuramente vero. Nel contempo, il modo in cui il nostro cliente dà consensi privacy per tutta una serie di altri prodotti che gli vengono offerti, fornendo informazioni altrettanto rilevanti, altrettanto importanti su altri mercati, io non so se rispondano esattamente alle stesse logiche e siano altrettanto stringenti e rendano il consumatore altrettanto consapevole. Bene, grazie mille, dottor Bardelli. Sì, grazie. Provo ad aggiungere qualche punto, anche se condivido molto di quanto già detto dal collega che mi ha preceduto. Allora, per quanto riguarda il modello distributivo, innanzitutto partirei da una constatazione. Non credo, non crediamo e
e non vediamo, parlo in particolare del gruppo Generali, ma direi che vale per il mercato italiano e anche per gran parte del mercato europeo, a una disintermediazione della rete agenti. Questo è, secondo me, ancora un qualcosa lontano dalla realtà. Quello che però evidentemente, come già appunto detto, sta cambiando è la modalità di interazione dei nostri agenti o la modalità di consulenza dei nostri agenti con i clienti. Questo chiaramente ha avuto una fortissima accelerazione per la pandemia che stiamo attraversando e ci ha permesso di, come dire, fare dei salti in avanti su tutto ciò che è digitalizzazione, remotizzazione, vendita o meglio consulenza a distanza. Noi nel picco della pandemia giravamo intorno al 70-80% di contratti gestiti completamente e digitalmente a distanza in remoto. E normalmente adesso, diciamo, nella fase meno critica, seppur non siamo ancora purtroppo fuori da questa situazione, giriamo intorno al 30-40%. Quindi è cambiato il modo di interagire con i nostri clienti. Questo pone da un lato un tema anche di competenze, oltre che di strumenti, di tool, di dati, come abbiamo già detto, ma sul nostro modello distributivo sicuramente c'è un tema di competenze di come interagire a 360 gradi con i nostri agenti attraverso questi nuovi canali, anche sui social, perché secondo me un tema molto importante è che per interagire in maniera digitale con i clienti non è quello di offrire app, home insurance, è sicuramente una strada, e lo dobbiamo fare anche per normativa, mi verrebbe da dire, ma non è la strada giusta perché bisogna iniziare a stare e a interagire dove il cliente sta, che sia WhatsApp, Facebook e quant'altro. Quindi aprirsi a questi canali è sicuramente un tema molto nuovo per come la nostra rete deve imparare a comportarsi e a interagire. C'è anche un altro tipo di competenze nuove molto importanti che stiamo osservando, perché come stavamo dicendo, ci sono nuovi servizi, anche grazie ancillari, passatemi il termine, grazie alla tecnologia IoT. O servizi ancillari diversi che possono essere i pagamenti, servizi di pagamenti, servizi bancari che possono essere in qualche modo integrati in un'offerta assicurativa nuova grazie appunto alle piattaforme tecnologiche che stiamo parlando. O pensiamo anche al noleggio a lungo termine, quindi pensiamo anche alla mobilità estesa. Ecco, tutto questo pone, secondo me, una sfida importante alla rete di intermediari, anche alla compagnia chiaramente, ma soprattutto alla rete intermediari, di nuove competenze, nuove modalità di vendita, perché vendere una soluzione tecnologica casa connessa con i sensori, comunque o una copertura cyber risk, per farla magari ancora più semplice, pone comunque un tema di nuove competenze tecnologiche che la nostra rete deve acquisire per essere credibile e chiaramente instaurare anche un rapporto di fiducia con i nostri clienti su questi temi. Quindi c'è davvero una trasformazione del modello distributivo che per me, per noi, vede ancora al centro la gente, ma che chiederà, che sta già chiedendo, chiederà sempre di più un'evoluzione di competenze verso la tecnologia, sia come modalità di interazione, sia come di servizi e prodotti che possono essere offerti. Faccio un esempio, anche gli antifurti nebbiogeni, i sanificatori, che iniziano a essere tutti dei device, dei dispositivi che vengono integrati in un'offerta assicurativa completa, richiedono comunque delle competenze e un modello distributivo su cui delle riflessioni devono essere fatti. Un accenno all'approccio dell'impresa. Allora, come dicevo, noi sicuramente stiamo investendo principalmente su tre ambiti, giusto per dare degli elementi. Da un lato c'è tutta la spinta ancora alla digitalizzazione, che è per me una semplificazione dei processi con cui possiamo interagire con i clienti e con i nostri intermediari, con i nostri agenti e con i broker. Questo è fondamentale e dobbiamo cogliere assolutamente il momento creato da questa pandemia per non tornare indietro rispetto ai passi buoni, ottimi che sono stati fatti in questi mesi. Dall'altro tutto il grande investimento su competenze in dati, IoT, tecnologia, attraverso creazione anche di realtà dedicate e focalizzate allo sviluppo della tecnologia che sarà sempre più centrale nel mondo assicurativo. E il terzo filone è tutto ciò che riguarda l'automazione, perché noi dobbiamo anche essere coscienti che siamo in un contesto
competitivo, molto competitivo, in cui ci sono nuovi player che stanno arrivando con modelli di business e modelli operativi molto più leggeri di una compagnia assicurativa tradizionale che magari è sul mercato dal 1831, ma che quindi ha bisogno di essere molto più efficiente per essere competitiva come servizi, come livello di costo, come capacità di innovare sul mercato. Quindi queste sono le aree come approccio di impresa su cui stiamo focalizzando i nostri investimenti e la nostra, quindi semplificazione, competenze tecnologiche e automazione. Bene, chiuderei questa tavola rotonda, devo dire molto stimolante e interessante per gli argomenti che sono stati trattati, con un giro di tavolo con tutti e tre i colleghi per valutare quali possono essere le possibilità da parte delle imprese e da parte del sistema di far crescere l'ecosistema di cui abbiamo parlato più volte, investimenti, rapporti con le start-up, concorrenzialità, collaborazioni, sono tutti temi che abbiamo già sollevato e che sono sicuramente interessanti da trattare. Partirei da Cattaneo, grazie. Grazie a lei. Allora, il tema, sì, il tema ecosistema, io magari butto sul tavolo due elementi, due osservazioni, due provocazioni. Il primo, nella prima parte provo a dare qualche stimolo sul tema ecosistema in quanto modello di business, oltre che ecosistema di innovazione, ovviamente sono molto connesse le due eccezioni. Nella seconda parte magari apro un attimo il tema delle start-up. Allora, tema ecosistema come modello di business, qui faccio riferimento a questi modelli che noi stessi come utenti e consumatori stiamo vivendo con estrema positività di esperienza, sono i modelli a piattaforma, diciamo, questi modelli che si stanno presentando davanti a noi, riuscendo a coniugare quelli che sono ormai dei confini che non esistono più fra settori merceologici, fra offerte di prodotti e servizi e che quindi hanno veramente il consumatore al centro dell'attenzione. Ecco, ritengo che le compagnie assicurative possano e debbano effettuare e sviluppare riflessioni strategiche in questo ambito, non perché si debba necessariamente creare come compagnia assicurativa e gestire come compagnia assicurativa, quindi facendo da orchestratore, se volete, un ecosistema, ma perché la strategia in questo senso de deve essere deliberata sul che tipo di ruolo si vuole avere in quale ecosistema, pur facendo convivere contestualmente, a seconda dei contesti, i ruoli, diciamo, di partecipante, tra virgolette soltanto, oppure vero e proprio organizzatore di un ecosistema. La parte, lo stimolo, se volete, l'attenzione particolare che metto sul tavolo su questa dimensione è che la scelta per un gruppo assicurativo è ovviamente molto difficile, pur essendoci una serie di elementi abilitanti, se volete, oggi, ma è molto difficile perché dobbiamo mettere insieme e provare a dare risposta a un dilemma non semplice, un modello consolidato, spesso ultracentenario, stabile, economicamente consolidato anche, rispetto a una sfida che potenzialmente non avrà successo, ma dove vediamo alcuni player, in particolare i giganti digitali, cominciare a prendere piede sempre più frequentemente in altri ambiti. Ecco, lo stimolo che metto sul tavolo sono quelle che secondo me potrebbero essere le possibili vie e opzioni strategiche come titoli ovviamente che un gruppo assicurativo si trova. Una prima potrebbe essere quella di non cambiare modello di business partendo da una lecita, se volete, tesi secondo la quale il futuro non vedrà sopravvivere solo modelli di business fatti a piattaforma. È una possibile strategia che le compagnie hanno. Una seconda strategia è quella di ampliare progressivamente l'offerta, ma facendo sempre perno e leva, se volete, sull'attuale modello di business, la catena di valore che conosciamo e che governiamo. In questo senso l'ecosistema è sì tale, ma indica più un quadro di offerta che un nuovo modello di business in modalità piattaforma. C'è poi un'opzione che reputo, almeno dalla nostra prospettiva, molto poco praticabile, che è fare il salto, tra virgolette, passare nel nuovo paradigma. E in ultima, che è un po' la via che stiamo seguendo noi, quella di avviare esperimenti in ecosistemi, anche magari con delle possibili prospettive di piattaforma, ma nel mentre si prosegue il binario madre, diciamo, di ammodernamento e di trasformazione della nostra catena del valore. Quello che abbiamo fatto recentemente in ambito salute mira proprio, per esempio, in questo senso, a creare una piattaforma di servizi all'interno dei quali ci può essere anche la parte assicurativa, ma la piattaforma non vive necessariamente solo di un'offerta assicurativa. E
Secondo tema, startup per noi sono una componente fondamentale, lo sono sia in un'accezione di ecosistema di innovazione, ma lo sono anche per l'innovazione stessa a livello industriale del nostro gruppo. E quindi noi è da un po' di anni che abbiamo attivato percorsi diretti con le startup, di investimenti diretti nelle startup con un'attività appunto di corporate venturing. Punti, diciamo, a favore e contro, contro nessuno, perché contro sono in realtà delle grandissime esperienze che stiamo facendo, quindi sono punti di apprendimento mo molto importanti. I punti a favore sono: uno, richiamo il concetto che abbiamo già citato prima, c'è un tema sistema paese che deve essere curato e fatto crescere in questo senso, per cui quanti più attori corporate supportano questo sistema delle startup, tanto meglio è, reputo, ovviamente per il paese. Un aspetto industriale più diretto per un player come noi è che lavorare con le startup ci dà la possibilità di entrare in modo molto snello, del resto sono delle startup, in ambiti che se invece gestiti con approcci interni, organici, richiederebbero sicuramente più tempo se non maggiori complessità. Quello che abbiamo fatto con alcune startup in ambito assistenza stradale, consegna farmaci o car sharing, che sono tutte esperienze che ci hanno permesso appunto di carotare, di estendere queste nostre sperimentazioni in maniera molto più rapida, anche con impatti industriali, devo dire, molto diretti. Non è facile, la prima difficoltà che vi cito come attività di corporate venturing è il difficile connubio e convivenza fra ruolo di partner industriale e quello di investitore, non sempre vanno esattamente di pari passo, e l'altra è dedicare risorse, soprattutto manageriali del gruppo, non tanto a guidare la startup, perché noi lì abbiamo preso gli imprenditori apposta perché la guidassero loro, quello è il valore, ma supportare nel percorso di crescita delle stesse startup. Ecco, in generale però devo dirvi che l'esperienza che noi stiamo facendo nel gruppo con le startup è un'esperienza positiva che porteremo sicuramente avanti anche nel futuro. Va bene, dottor Bardelli. Eccomi. Allora, mi ritrovo anche su quanto dice Cattaneo. Allora, secondo me sul tema ecosistemi va, oltre a quanto già detto, bisogna anche introdurre una dimensione che noi stiamo un po' sperimentando e stiamo provando con risultati altalenanti, direi, non sempre super convincenti, però. L'idea di estendere e integrare i propri servizi assicurativi all'interno di servizi di altri settori contigui, attigui all'assicurativo, cito i car maker, cito altri operatori nel mondo dei pagamenti della mobilità, cito il tema delle telco o delle utility, e quindi riuscire a costruire insieme un set di servizi che allargano la base clienti e rendono anche più accessibile in maniera molto più conveniente a servizi assicurativi o tecnologici è un tema, secondo me, molto complicato e molto interessante. Complicato perché, appunto, penso che senza la scala, è difficile riuscire a costruire qualcosa di efficace. Inoltre sono costruzioni di modelli di servizio molto, come dire, molto specifici, per cui con ogni partner, sulla proprietà del dato, sulla proprietà del cliente, non è sempre, facile trovare una quadra. Noi, come sapete, credo abbiamo un'esperienza, col gruppo FCA, oramai Stellantis, con cui stiamo gestendo i dati delle loro auto connesse, fornendo servizio e assicurazioni alle loro flotte. È un esempio interessante, però non facile da costruire e da replicare. Quindi, come dire, dal punto di vista del sistema, favorire che grandi player industriali possano mettersi insieme e costruire una rete di servizi integrata, secondo me, integrerebbe anche tutto il filone università e imprese, no? Ma anche fare consorzi di imprese che possano davvero mettersi insieme a fare ecosistemi. Non è facile perché ogni azienda giustamente tende alla creazione di valore, e quindi bisogna trovare i giusti equilibri. L'altro tema che mi sento di dire in questa direzione sul tema ecosistemi
io credo che si basino fondamentalmente sullo scambio di dati e sul poter avere accesso a basi di dati comune, condivise e, passatemi il termine, utili. Allora, qui da un punto di vista regolamentare si pone anche tutto il tema dell'antitrust, dell'open data, cioè ci sono un po' di temi che io credo necessitino qualche chiarimento, qualche indirizzo, perché da un lato accelererebbero chiaramente questa disponibilità di dati, la possibilità di mercato, diciamo così, la possibilità di accelerare la conoscenza e l'affinamento di algoritmi, dall'altro chiaramente può porre temi GDPR, antitrust, perché bisogna capire che tipo di consensi ci sono nell'utilizzo, che tipo di utilizzo vuoi fare, quindi anche questa area è importante. Un'altra richiesta o considerazione che forse non riguarda più questo tavolo, ma è tutto il mondo del cloud, per cui so che ci sono delle iniziative chiaramente a cui noi stiamo guardando con interesse di creazione di data center europei o comunque di fare dei sistemi, di poter mettere in piedi dei sistemi cloud che rispondano alle normative europee o comunque che riducano anche la latency nell'accesso a questi servizi, è un altro fronte che potrebbe accelerare anche l'evoluzione del sistema paese. Io credo che l'innovazione oramai va di pari passo con dati e cloud. È difficile pensare che queste cose siano disgiunte e possano evolvere in maniera separata. Per quanto riguarda le startup, e mi avvio alla chiusura, noi abbiamo avuto, come dire, esperienze di diverse tipologie. Devo dire che sicuramente è molto interessante entrare in contatto con queste realtà che portano freschezza e nuove competenze, approcci imprenditoriali che spesso in una grande azienda non sempre, come dire, sono diffusi. E quindi questa contaminazione culturale è molto utile. Devo dire che non ho ancora visto dei casi di successo che permettano di prendere questi servizi e queste startup in maniera davvero efficace, scalarle sulla scala industriale di una compagnia o di un gruppo come il nostro. Perché spesso quello che noi stiamo scoprendo lavorando con queste startup è che sono molto focalizzate a nicchie di clienti, di bisogni. Se penso anche a Lemonade, se guardate qual è citata prima, giusto per citarne una, se guardiamo qual è come dire, la top line in termini di premi di Lemonade nel mondo, sono ancora numeri per molto, molto contenuti, ecco, diciamo questo. Proprio perché si riferiscono a una nicchia di bisogno e di clienti. Quindi poi pensare di integrarli all'interno di un ecosistema o di un'azienda, un gruppo internazionale per avere una scala, per avere un'efficacia, è un'impresa, secondo me, non del tutto semplice. Però devo dire che il contributo, soprattutto culturale, o se vogliamo da un punto di vista finanziario, guardandolo in logica venture capital o come partecipazione a queste aziende, è sicuramente di interesse ed è un qualcosa che nel mondo salute e se penso al gruppo Generali, anche in altri mercati europei stiamo guardando con interesse, ma non del tutto poi facile renderla davvero efficace inserendo queste realtà nel modello, diciamo, nel modello industriale attuale. Quindi non è un tema, secondo me, ancora risolto. Parlo del nostro gruppo, ma non vedo grande casi di estremo successo, se devo dire, sul mercato. Cosa diversa è guardare le big tech e capire che tipo di collaborazione e partnership con loro è possibile fare. Questo è un altro fronte, secondo me, molto interessante, che anche qui ha altri degli svantaggi perché accelera la loro conoscenza del mercato assicurativo e quindi possono diventare nel tempo anche un problema, però è sicuramente un altro tipo di accelerazione culturale e tecnologico che noi stiamo guardando con grande interesse. Grazie. Grazie a lei, dottor Avesani, per un ultimo intervento prima di scorrere le domande che troviamo nella chat. Grazie. Allora, premesso che su questo tema ultimo, diciamo, in Unipol abbiamo un approccio molto diversificato, nel senso che facciamo
facciamo scouting di startup, ci interessiamo di ecosistemi, partecipiamo a qualche piattaforma, quindi facciamo un po' tutto. La cosa che vorrei dirvi oggi è un po' quella che è la mia esperienza, come Leita, che è un po' l'insurtech, del gruppo Unipol. E l'esperienza di Leita si inserisce su un ragionamento che noi facciamo, ed è che partecipare alle piattaforme distributive fondamentalmente non è diverso da quello che succedeva quando distribuivamo i nostri prodotti attraverso le banche, no? Noi eravamo la fabbrica di prodotto, poi le banche vendevano e vi garantisco che, diciamo, e tutti quanti credo che siano d'accordo con me, che non è un modo di procedere molto, molto profittevole per l'assicurazione, perché essere semplicemente la fabbrica prodotto lascia tutto quanto quello che è il valore del cliente nelle mani di chi il cliente ce l'ha in mano. E quindi, diciamo, la vedo una strada, questa storia della ibridazione, la vedo una strada molto in salita, in qualche misura già percorsa, con non grandissimi risultati. D'altra parte, anche le questioni relative all'attenzione da dedicare al mondo delle start-up è piena di rischi, perché, come ha detto il collega di Generali appena adesso, diciamo, anche se trovo una start-up che mi interessa, sicuramente è focalizzata su un aspetto molto particolare. Diciamo, posso mettergli in mano i miei clienti per vendere quel tipo di prodotto al massimo, o posso mettergli in mano la gestione di un mio processo produttivo se è qualcosa che si sviluppa sul lato produzione interna, però non vado molto più in là, no? Quindi è veramente complicato questo. È un mondo al quale, giustamente, come fanno gli amici di Reale Mutua, occorre prestare una grande attenzione, osservandoli molto, seguendoli anche magari come venture capitalist, però poi dopo, quando c'è da far cambiare l'azienda tua perché diventi effettivamente innovativa e sia in grado di generare valore sulla catena fondamentale del valore che arriva fino al cliente, passando per il pricing dei prodotti, è un po' tutta quanta un'altra storia, no? Quindi quello che facciamo noi è che abbiamo questa piccola realtà che all'interno del gruppo fa un po' da incubatore interno per tutte le iniziative che trovano poi delle applicazioni in produzione sui diversi aspetti del business che stiamo curando, no? Sviluppando delle piattaforme di sviluppo fortemente integrate attraverso API con i legacy, e a quel momento lì praticamente sei già dentro, stai facendo delle cose che sono le cose innovative che servono alla tua impresa per andare avanti, stando sul mercato in maniera diversa, quindi promuovendo pezzo per pezzo lo smontamento e la ricostruzione di pezzi di produzione che tu hai al tuo interno. Ecco, questo credo che sia anche un tipo di ragionamento che qualcuno potrebbe fare. Per quanto riguarda le questioni relative a le aspetti che possano migliorare la collaborazione e la concorrenza, io credo che ci sia una domanda da porre ai policy maker e ai regolatori, e quindi quella è quella solita, quella di non imporre delle regole ex ante che alla fine riducono e rallentano il processo innovativo, ma che si trovi il modo di lasciare che le imprese in qualche misura si autoregolino, dimostrando
al regolatore che questa autoregolazione è effettivamente efficace, perché altrimenti qualunque tipo di intervento finisce per diciamo limitare la capacità di innovazione del più debole, e in questo caso il più debole sono proprio le compagnie assicurative. Tengo a precisare appunto che dovrebbe valere in qualche misura il tipo di criterio che dice same activities, same risk, same rules, che diciamo quando noi ci presentiamo insieme con i grandi distributori a vendere le nostre cose, diciamo loro hanno certe regole, noi ne abbiamo certe altre, e non sono collimanti, anzi per noi sono fortemente penalizzanti. Va bene, grazie. Vedo in chat ci sono diverse domande che purtroppo non abbiamo il tempo di trattare. Ho cercato un po' di raggrupparle in argomenti e magari vi sottopongo ai tre relatori se vogliono dare una loro reazione. Il primo argomento riguarda un po' l'accesso via API a dati sulle coperture, quindi l'open data, open insurance e quant'altro. Su questo devo dire c'è una consultazione aperta dell'EIOPA, a cui ovviamente invito a partecipare, a proporre use case, esigenze anche a livello europeo, che è un primo approccio. Ancora l'EIOPA non si è posto il problema di regolamentare, ma in qualche modo di approcciare questo tema in maniera integrata. È anche un tema che va a definire qual è il dato assicurativo, qual tipo di condivisione si vuol dare al dato assicurativo e quali sono poi anche gli aspetti di interazione con le altre autorità antitrust, data protection. È un tema un po' complesso che diciamo sarà sicuramente al centro dell'attenzione nei prossimi mesi e anni. Poi c'è il tema dell'ecosistema che viene rilevato qui in chat, vedo molti commenti sulla frammentazione dell'ecosistema, ci sono tante esperienze anche di hub, universitari, integratori, acceleratori e quant'altro, però si rileva un approccio ancora poco coeso e frammentario, quindi cosa si può fare per generare maggiore efficienza in questo tipo di approccio. C'è il tema della profilazione del cliente e gli effetti sulla mutualità, se si tratta di una mera strategia commerciale o un approccio generale con dei vantaggi che possono essere generati per il cliente, e quali sono gli effetti per esempio su assicurazioni anche obbligatorie tipo le RECI professionale e quant'altro. Ovviamente è un tema molto complesso e approfondito che di cui terremo conto in futuro. Il tema in generale della focalizzazione dell'offerta anche a seguito dei nuovi approcci tecnologici che abbiamo. E infine viene posto in evidenza il tema della bassa competenza media della clientela, che è già stato accennato più volte, quindi la necessità anche di educazione assicurativa, assicurazione di efficienza nei processi di educazione digitale, e anche da parte del regolatore di valutare un po' meglio quali sono le integrazioni fra intelligenza artificiale, marketing e quindi tutela del consumatore. Quindi non so se vogliamo fare un rapido giro su questi temi di mutualità, tutela del consumatore nel raccordo fra intelligenza artificiale, marketing e risoluzione di un ecosistema ancora frammentato. Se qualcuno vuole intervenire. Allora provo magari a buttare sul tavolo due stimoli. Sulla parte ecosistema, secondo me l'Italia ha ancora del percorso a fare a livello di sistema, soprattutto se facciamo riferimento a questo mondo delle startup, che peraltro condivido, è giusto settare bene le aspettative, è difficile che una startup o due startup possano modificare la rotta di compagnie grosse, consolidate e complesse come sono le nostre. Diciamo che per me l'architrave di valore può essere generato nel momento in cui si lavora bene come sistema organicamente fra mondo accademico, incubatori, acceleratori e le corporate. Ciascuno di questi ha prospettive diverse, non sempre riusciamo secondo me in Italia ad avere un connubio perfetto e sinergico. Sul tema mutualità richiamo solo l'estrema attenzione da dare rispetto al ruolo che noi dobbiamo fare socialmente anche, cioè noi viviamo di mutualità
Questa tecnologia rischia di essere un'arma se non governata bene a doppio taglio, quindi su questo dobbiamo essere molto attenti e come diceva già anche nel primo intervento il collega filosofo, bisogna stare attenti perché queste tecnologie sono in mano non più solo agli assicuratori, ma anche agli stessi clienti e quindi bisogna trovare un punto di equilibrio. Posso provare a dire qualcosa? Sulla questione degli open data e dell'accesso via API ai nostri dati, credo di aver detto quando ho cominciato a parlare non sapendo che sarebbe stato sul tavolo. Cioè, io ho un po' il terrore di una cosa di questo genere, ma perché? Perché, ripeto, cioè, il dato non c'è, il dato non esiste, il dato esiste in quanto io lo prendo e lo utilizzo e quando faccio questa cosa, quel dato lì non è più il dato che era disponibile prima, quel dato lì ha delle caratteristiche proprie che sono diverse e quindi è un dato mio. Quindi per quale ragione io dovrei mettere in API i miei dati che riflettano la teoria che io ci ho scritto dentro? Quello lì è il mio valore, non meno del fatto che io metta in API il modo in cui produco le polizze. È la stessa cosa. E soprattutto l'altra questione è relativa al fatto che nel momento in cui io faccio queste cose, voglio che sia chiaro qual è nella produzione il contributo che io do. Perché se metto a disposizione di tutti tutta la mia conoscenza, poi dopo io in qualche misura che cosa faccio? È vero che io continuerò, dovrò continuare a sviluppare, a fare, pensare, eccetera, però ripeto, cioè dare accesso ai dati in questo modo lo trovo una cosa che non mi ero reso conto quando lo stavo dicendo all'inizio, però è una cosa che io trovo quantomeno bizzarra. Per quanto riguarda le questioni dell'ecosistema italiano frammentato, sì, è vero, noi qui siamo e continuiamo ad essere e continuiamo ad avere un approccio da bricoleur, quando invece dovremmo avere un approccio industriale a questa cosa. Non è pensabile, non è possibile che noi riusciamo a produrre un ecosistema realmente innovativo se non mettiamo a diretto riporto questi ecosistemi dei posti dove esiste il ferro in maniera consistente e per avere il ferro bisogna fare grandi investimenti e in alcuni posti in Italia è stato fatto che si sono fatti dei grandi investimenti, no? Allora bisogna riprendere in mano dove sono stati fatti questi investimenti, mettere gli ecosistemi a riporto di questi, mettere gli ecosistemi a riporto di dove la ricerca fondamentale viene fatta. Altrimenti continueremo a fare dell'artigianato. È un problema che nell'ambito del recovery plan io credo che il sistema debba porsi e debba fare e debba piazzare i propri investimenti. Proprio la creazione di enorme massa critica nei punti dove va creata, piuttosto che continuare con interventi a pioggia che distribuiscono e danno incentivi a incubatori a destra e a sinistra. Provo a chiudere il giro anch'io velocemente. Allora, dal mio punto di vista, l'open insurance e quindi l'accesso ai dati, allora io condivido il fatto che assolutamente non possiamo pensare di mettere a disposizione di tutti gli algoritmi proprietari o gli indicatori, KPI o la conoscenza che viene, che poi di fatto è il vero vantaggio competitivo per quanto riguarda un'assicurazione o le tariffe, per intenderci chiaramente. Quindi questo non è pensabile. Credo che però ci sia del valore a condividere alcuni dati elementari come già ci sono a livello di mercato, ma su cui, appunto, ripeto, un accesso a questi dati oggi in maniera sistematico e strutturale purtroppo trova dei problemi, appunto, per l'antitrust o per altre cose. Quindi, sicuramente su questo
dobbiamo capire un po' a livello di sistema e a livello di regulation come possiamo rendere la disponibilità e l'accesso sistematico a questi dati possibile. Ripeto, elementari, chiaramente, non possiamo parlare di dati elaborati o arricchiti o algoritmi sviluppati dalle singole compagnie, perché appunto c'è un tema di vantaggio competitivo. Il tema degli ecosistemi è già stato detto. Io credo ci siano due tipi di ecosistemi, provo a ripetere. Uno è quello della ricerca, su cui il modello americano o il modello anglosassone sicuramente è molto diverso da quello italiano, ovvero dalla possibilità di mettere insieme università e aziende. Questo da noi avviene in casi molto limitati e quindi sicuramente qui andrebbe ci vuole una scala diversa e una focalizzazione anche diversa sulle aree strategiche, probabilmente, perché non può essere su tutto, e degli istituti in grado di farlo. E dall'altro c'è quella più industriale, quindi la possibilità di creare ecosistemi tra imprese di settori diversi che possono lavorare. Se ne parlava molto, credo, un paio di anni fa, la cosa mi pare sia del tutto un po' svanita. E io invece penso che ci possa essere una logica di creazione e valore condivisa tra diversi player che non sia la replica del modello distributivo bank assurance, per intenderci, come creazione di valore o come non creazione di valore. Quindi penso che su questo bisognerebbe spingere a mettere insieme su dei servizi finali più player che possono farlo. La salute è un ambito molto chiaro, l'altro per me è la mobilità. Quindi sicuramente ci sono questi temi. Ma mi fermerei qua, direi che sulla mutualità direi che anche qui è vero, dobbiamo stare attenti. Però io credo che avere algoritmi in grado di calcolare meglio il rischio e calcolarlo sulla base dei comportamenti, quindi che evolve nel tempo, io penso che sia un qualcosa da un valore da costruire più che da averne paura. Quindi va fatto con, secondo me, con etica, con inclusione, con attenzione, ma non credo che sia il caso di pensare di fermare la potenza dei dati come dire, per il principio di mutualità generico. Quindi bisogna, secondo me, svilupparlo con più attenzione, questo tema, e più profondità. Bene, grazie a tutti. Mi sembra che abbiamo toccato, sia pure rapidamente, tanti argomenti e, devo dire, conclusioni qualcuna, però più che altro mi viene lo stimolo di proseguire nella discussione e negli approfondimenti sui temi che sono stati accennati, sicuramente il compito dei prossimi anni. Lascio la parola al dottor De Polis, segretario generale dell'IVAS, per una conclusione di questo incontro. Grazie a tutti. Grazie, e desidero proporvi esclusivamente alcune brevi conclusioni operative. Sostanzialmente vorrei condividere con voi l'agenda che abbiamo stilato per lavorare su questi temi, pronti, ecco, a sottoporla alle vostre sollecitazioni e quindi anche a modificarla se è necessario ed opportuno. Lasciatemi però prima di ringraziare i relatori per averci dato un'ampia e concreta prospettiva sugli effetti dell'adozione delle tecnologie digitali nel mondo assicurativo. Un grazie anche ai tantissimi partecipanti, ai vertici delle compagnie che sono stati presenti, le numerose e valide start-up italiane che operano in questo settore, ai manager responsabili dell'innovazione digitale, appunto, che sono sempre più presenti nelle compagnie con questa specifica funzione, e poi agli esponenti delle associazioni di categoria e all'Accademia. E permettetemi anche di ringraziare i colleghi dell'IVAS e della Banca d'Italia che hanno lavorato veramente alacremente per il buon esito di questo webinar, che ci stanno seguendo come angeli perché tutto proceda al meglio. Abbiamo organizzato questo seminario perché crediamo che l'innovazione tecnologica sia uno strumento per migliorare la gestione dei rischi assicurativi da un lato e l'interazione e la tutela della clientela dall'altro, ma con una finalità
ben chiara, quella di apportare un vantaggio allo sviluppo economico e sociale del Paese. C'è bisogno di più assicurazione nel nostro Paese. Abbiamo quindi posto al centro dell'attenzione come favorire l'offerta di valide ed efficienti protezioni ai rischi di imprese e famiglie, ma anche appunto ponendo con forza l'attenzione sulla esigenza di sviluppare, di lavorare insieme allo sviluppo di un ecosistema che sappia coniugare competizione e cooperazione, o per dirla con l'ingegner Sella anche competizione, diciamo, come ci ha detto. Cosa ci proponiamo? L'IVAS si pone già da tempo su questi temi come una sorta di hub al servizio dei progetti di innovazione del mercato, delle imprese. Vogliamo lavorare come facilitatori in questo ruolo di hub, sia ad esempio facilitando i rapporti con altre autorità, e oggi sono venuti fuori molti temi di tutela dei dati personali, temi appunto legati all'antitrust, ai profili di competizione. L'esigenza di avere un approccio multidisciplinare a questa materia. Allora, concretamente, cosa stiamo facendo per sostenere questo processo? Innanzitutto abbiamo potenziato l'azione del nostro Innovation Hub, costituito già da tempo, per promuovere proprio l'incontro, la discussione con il mercato e anche il monitoraggio delle nuove tendenze. Lo coordina proprio il dottor Franchini, che avete conosciuto nel coordinare la tavola rotonda. Ma cosa abbiamo fatto proprio di recente? E oggi il nostro Innovation Hub è formato direttamente dai manager di vertice di tutti i servizi, in modo da assicurare risposte complete e rapide ai temi posti. Stiamo inoltre lavorando in collaborazione con la Banca d'Italia e la Consob per la rapida costituzione della sandbox regolamentare nazionale, non appena sarà emanato il regolamento del MEF. Dando un occhio anche ai progetti per l'innovazione del piano Next Generation dell'Unione Europea. Quindi vogliamo lavorare perché sia possibile avviare progetti importanti di sandbox che facilitino anche la nascita e lo sviluppo di quell'ecosistema di cui tanto abbiamo parlato oggi. Stiamo lavorando anche noi ad alcune iniziative di SupTech per consentire ai supervisori di sperimentare e un domani fare un lavoro più al passo con quelli che saranno i tempi e soprattutto le modalità di lavoro dell'industria. Cosa chiediamo all'industria e anche agli intermediari, agli operatori? Di lavorare a un ammodernamento tecnologico digitale, di rafforzare appunto i temi della sicurezza, migliorare in particolare l'integrazione dei sistemi informativi, rendersi disponibili dove possibile a partecipare a iniziative di ecosistema, insomma a progettare e lavorare al futuro digitale. Fatemi dire con chiarezza che l'esperienza della pandemia ha accelerato questo processo e soprattutto ha fatto cadere molte remore presenti anche sino al recente passato. C'era un po' di freddezza su tutti questi temi, oggi direi che sono stati superati. Cosa siamo disponibili a fare? Innanzitutto aprire anche subito i tavoli con imprese e operatori, lo abbiamo già fatto, sui temi della regolamentazione, ma anche sui temi degli standard, che sono temi importanti. E questo lo possiamo oggi fare anche in collaborazione con altri settori e in particolare in collaborazione con il Milano Hub, di cui ci ha parlato l'avvocato Perrazzelli. Quindi avere una visione nazionale e, come ci è stato annunciato, anche diciamo così transnazionale, europea, ai problemi e ai temi anche degli standard. Da parte nostra stiamo ponendo con particolare attenzione al quadro legale per garantire la certezza giuridica e l'inalterabilità dei contratti digitali, che vogliamo
proprio con il supporto delle nuove tecnologie digitali, più sicuri ed efficienti di quelli cartacei. Quindi abbiamo dei progetti in questo ambito e anche qui logicamente siamo aperti a forme di collaborazione e di confronto con l'industria e con il mercato in generale. Anche in ambito europeo, anche noi stiamo lavorando sulla Digital Strategy promossa dalla Commissione, curandone la trasposizione a livello nazionale e soprattutto interpretando opportunamente quelli che sono gli ambiti di proporzionalità e discrezionalità previsti in questa disciplina. In particolare stiamo seguendo due temi su cui si è già discusso e accennato durante il convegno di oggi. Stiamo seguendo la consultazione EIOPA sul tema dell'Open Insurance e quella prevista invece a breve sulla blockchain. Quindi saranno due, diciamo così, pietre, se volete, miliari nell'ambito della regolamentazione europea specificamente rivolte al settore assicurativo. L'altro tema è stato accennato variamente, ma per noi è un'attività istituzionale, è quella di l'educazione assicurativa. Ecco, vogliamo aprire l'ambito dell'educazione assicurativa anche alle tematiche specifiche del mondo digitale. Tra l'altro, fra poche settimane avremo i primi risultati dell'indagine nazionale promossa dall'IVASS con il supporto del Ministero dello Sviluppo Economico sulle conoscenze in campo assicurativo degli italiani, quindi ci sarà una base solida e scientifica per impostare valide politiche anche in questo campo. E per l'IVASS, e con questo finisco, è di particolare rilevanza la collaborazione con il Milano Hub della Banca d'Italia. Questa iniziativa, a nostro avviso, aiuterà a fare sintesi tra il mondo produttivo, l'Accademia e i regolatori. Anche il dottor Bardelli accennava poco fa che sarebbe proprio importante poter avere una più stretta collaborazione tra mondo produttivo e Accademia. Ecco, questa iniziativa credo che potrà facilitare questo tipo di contatto con la presenza anche dei regolatori. E quindi da parte nostra c'è tutta l'intenzione e la volontà di portare in questo hub le istanze del mondo assicurativo. Concludo solo con un augurio. L'augurio è di fare tutti un buon lavoro per il Paese, offrendo nel nostro settore a imprese e consumatori un esteso e valido servizio assicurativo di trasferimento e gestione professionale dei rischi, che trova il suo fondamento sempre in un concetto di mutualizzazione che mantiene la sua validità anche nel mondo digitale e permettetemi di concludere un po' con quello che è stato un pensiero che ci ha offerto il professor Floridi, di poter sviluppare quello che è un good risk taking. Questo credo che metta d'accordo tutti, business, tutela dei consumatori e regolatori. Lavoriamo per un good risk taking del rischio assicurativo. Grazie e lasciatemi dire che dagli spunti che abbiamo tratto sia degli interventi dei relatori ma anche dalle domande non escludiamo di organizzare dei seminari più specifici nei prossimi mesi per approfondimenti in maniera molto più dettagliata del quadro d'assieme su cui abbiamo voluto lavorare oggi. Grazie a tutti e alla prossima.